Ragazzi, stasera c'è una serata molto importante perché intanto torniamo nel server Minecraft dei sub, cosa importantissima perché stasera c'è il contest della casa migliore del server. Fatemi mettere qua la pioggia, anche se se muore di caldo, almeno mi sento un po' più fresco. Allora, signori amici, come ci si fa ad iscrivervi? Dovete farlo tramite il modulo. L'ho messo nel gruppo Telegram dei sub. E se comunque non l'avete visto, non ci siete arrivati, potete iscrivervi sia durante questa introduzione, sia durante la live. Quindi non vi preoccupate, se siete in ritardo, potete lo stesso iscrivervi. Basta che scrivete punto esclamativo iscrizione e lo fate. L'importante è che se non dovete iscrivervi perché non siete nel server sub, è inutile che lo fate perché tanto non... boh, ma manco per troll è divertente. C'è l'hype train a livello 1, ragazzi. Se qualcuno vuole fare la sub con Prime, lo aspettiamo così portiamo l'hype train a livello 2 e finiamo in home page. E poi vi do un bacetto estremista, no, estremo come Gianco. Allora, apriamo Minecraft, signori, apriamo Minecraft. Abbiamo Minecraft, perché stasera si fa il contest delle case. Allora, spieghiamo intanto com'è strutturato. Entriamo nel server. Elo, quanta gente. Vediamo dove sono. Sono tutti fuori casa? Sono tutti fuori casa che aspettano. Guardate che be... Ma che cos'è questo raid? Ma c'è un mio clone! Ma allora, ma scusi! Mi entrano in casa! Ma chi sono? Team Ace Gamer. Gli Ace Gamer hanno invaso il mio server. Allora non mi hanno invaso, sono il mio team. Io sono il vostro capo. Datemi un banner immediatamente, anch'io ne ho bisogno. Anch'io ho bisogno di vestirmi, di flexare il fatto che sono un Ace Gamer. Droppatemi il banner, per favore. Grazie Luismont, me lo devo mettere in testa, giusto? No, come si fa a mettere in testa il banner? Vabbè, io lo tengo in mano. io sono più speciale di voi. Sembra tipo la roba delle crociate. Ah, slash hat, ok. E me lo mette in testa. You must have something to wear in your hand. Ah, me l'ha messo. Che bello. Pure gli Ace Gamer sdraiati a terra. Che meraviglia. Allora, fermi. Perché stasera, serata importante, Ace Gamer. Giovani Ace Gamer. E chi è sto figlio di troia? Ehi, Pietro, cosa fai? Era il mio patibolo. Rimetti il blocco. Io salto, tu metti il blocco. Non devi romperlo, devi metterlo. Dannato. Ma tutti che rompono i blocchi. Allora amici. Che palle! Fermi! Allora amici. Bastardi! Maledetti! Maledetti! C'è anarchia in questo server. Dov'è il mio piccone? Dannazione. Devo stare in alto, sennò non ci capisco niente. Perfetto. Fatemi stare qua. Amici, allora. Stasera è serata molto importante. Ah! Dio santo, ragazzi. Dio santo. Dio santissimo. Mi metto qua così. Allora. Allora, amici. Stasera serata importantissima. Giù dalle scale, ragazzi. Giù. Tutti giù dalle scale. Grazie per la spada in diamante. Tutti giù dalle scale. Allora, amici. Sedetevi qua davanti. Grazie dei diamanti, ragazzi. Non ho bisogno. Sedetevi qua davanti. Allora, ragazzi, serata importante stasera perché si fa... Siamo diventati cristiani. No, è il banner degli Ace Gamer. Siamo degli Ace Gamer potenti. Ho lasciato gli occhiali dei Ace Gamer di là, li devo andare a prendere. Allora. Carissimi abitanti di Alabama, stasera contest delle case. Ricordo, se non siete arrivati a iscrivervi, punto esclamativo iscrizione in chat per potervi iscrivere. Stasera decreteremo la casa migliore all'interno del server sub. L'ultimo contest è stato circa 5 o 6 mesi fa, adesso non ricordo. Magari dico una cazzata, 5-4 mesi fa.
Quindi vediamo se a distanza di 4-5 mesi sono nate delle nuove case fighissime nel server. E stasera le voteremo. Qual è, come funziona il voto? Ogni casa che vedremo facciamo un sondaggio in chat, quindi anche voi dovrete votare se la casa vi piace, con un voto che va da 1 a 5. 1 ovviamente è la casa non mi piace, 5 è la casa mi piace tantissimo. Quindi voi avete un voto. Dopodiché anch'io do un voto. Anch'io darò un voto. Mai risvegliato! L'erba scimmia! Anch'io darò un voto e alla fine decreteremo qual è la casa migliore del server. Allora, mi raccomando, siate sportivi come al solito, ragazzi. Io inizio ad aprire Word per segnarmi tutte le case e iniziamo con iniziamo con il contest di stasera, signori. Allora, iniziamo subito perché siete un bel po'. Quindi mi raccomando, ragazzi, in chat, dannazione alla team, io faccio una strage. Ok, si è ripresa la live. E per tutte le persone che sono qui live in chat, mi raccomando, votate con parsimonia, perché il vincitore di stasera otterrà un fantastico oggetto, ovvero la Enchanted Golden Apple, che a quanto pare è ultra rara. Non so quanti nel server l'hanno trovata. Per cortesia, ragazzi, non so quanti nel server l'hanno trovata. Però hai risvegliato l'antica elettroscimmia. Kranz, come hai potuto? Ragazzi, giù dalle scale, per cortesia. State laggiù. Moderatori, per favore, aiutatemi. Giù. Kranz, grazie mille per il sesto mese. Kranz, bentornato. E grazie mille a Raffa, grazie per il terzo mese, carissimo. Grazie, bentornati a tutti quanti. Allora, ragazzi, speravo nell'uovo del drago, no? L'uovo del drago è unico, purtroppo. Sarà un Enchanted Golden Apple, quindi bella da esposizione. E anche la testa del vincitore, quindi se fate collezione di teste è tutto per voi. Allora, iniziamo dal primo ragazzo, che è Samix, che non è online. Ce l'aveva informato. E andiamo subito a casa sua, quindi entriamo in modalità spectator. E andiamo a coordinate 64 64 753. Allora, signori, vediamo do cazzo sta casa di Samix. Hai risvegliato l'antica elettroscimmia. Come hai potuto? Ho sbagliato con le coordinate. Era 624. 3 mesi, Pog. Era 624. Ah, terzo mese per chi? Per Francesco. Ciao, Francesco, bentornato. Grazie mille, carissimo. Grazie di cuore. Allora, abbiamo come primo il carissimo Samix, che, ragazzi, ha un'isola. Il carissimo Samix si è costruito un'isola. Ma dov'è precisamente quest'isola? Valuti anche gli interni. Certo che valutiamo gli interni. Allora, io non so dove è stata costruita la casa. È fighissima l'isola. Ricordiamo, ragazzi, il server è tutto in survival. Partiamo dalla baia di Samix, che, wow, con i coralli è veramente fighissima. Come colori, veramente un gran sburro. C'è un lama sopra la barca che mi sembra un po' rincoglionito. E tanta roba. Vediamo l'interno. Che cazzo di figata. Ragazzi, un aggettivo per descrivere questa roba: boia. Per questo... Ma guarda questo signor bestia dei poveri. Porca troia. Mio Dio. Veramente bella. Dà proprio un mood fighissimo. Gran sburata, ecco, un aggettivo per... No, un aggettivo, ragazzi. Gran sburata non è un aggettivo. Trovatemi un aggettivo. Tipo sessosa era molto carino. Per ogni casa ci vuole un aggettivo diverso. Quindi trovatemi un aggettivo. Quindi questo è tipo il porticciolo dove pesca. Ok, qua c'è tipo una roba, una zona campfire. Madonna mia quanto mi manca mettermi intorno al fuoco con una chitarra per suonare piano. E ti devo dare istruzioni per una scena che va bene, me lo ricorderò. Poi qua abbiamo una sorta di vulcano. Ma è una casa stile Clash of Clans, Poldo. Perché è una casa stile Clash of Clans? Bellissimo il vulcano, molto bello. Vediamo se c'è un interno del vulcano. Ah, sembra esserci, e c'è il suo bellissimo raccoglitore di farm, che immagino sia una sorta di farm automatica. Ok, valutiamo la casa. Allora, la casa in sé è molto semplice, mi piace perché c'è, ad esempio, sto camino è fighissimo. Nanotica. Allora, io considero la casa non questa, ma tutta.
ma tutta. Cioè io considero la casa letteralmente quest'isola è qua. Ah, ma è letteralmente vicino al villaggio. Vediamo se è vicino al villaggio. Sì, raga. Ah, è vicino alla vecchia casa di... Qua era casa, mi pare, di Denom, di Kevin, di Erva, non mi ricordo. Siamo un po' in serve, sta facendo fatica a caricare. La vecchia casa di Erva. Wow, Samix. Allora, complimenti perché mi è piaciuta davvero da morire. Il server si sta buggando, non so perché. Quindi torniamo in... torniamo al villaggio. E, signori, partiamo con le votazioni della prima casa. Partiamo con le votazioni della prima casa. Ah, c'è pure il cartello. Benvenuti sull'isola di Samix. Allora, partiamo... Ah, ha fatto pure lo screen col cartello di benvenuto. Veramente favolosa. Allora, ragazzi. Poldo entra nella grotta nel vulcano. E l'ho vista prima. Ci sono entrato prima, Samix. Ci sono entrato prima. Allora, signori, troviamo un voto per questa fantastica costruzione. Non votate in chat, aspettate che sto facendo il sondaggio. Quindi datemi un attimo che verrà fatto il sondaggio. Allora, e sondaggio. Aspettate che faccio il sondaggio, amici, fatemelo trovare. Gestisci il sondaggio. Nuovo voto. Ricordiamo, tutta fatta in survival, signori. Ok, vai. Andate amici, votate. Diamo un voto all'isola di Samix. Appena finisce il sondaggio darò anche il mio voto e poi alla fine faremo uno spareggio. Allora, per ora abbiamo una predominanza verso il 4, quindi un voto del 4. 14 persone hanno votato per il 5 e 29 per il 4. Ok, credo che ormai sia stato decretato che quest'isola per il pubblico vale 4. È veramente bella, non lo so, a me piace perché dà un mood fighissimo. Ricordiamo, è tutta costruita in survival. Quanto tempo ci hai messo, Samix, se sei in chat? Ah, là c'era pure il tavolo da enchantment. Quanto tempo ci hai messo, Samix? Perché non è da 1 a 10? Perché nei sondaggi purtroppo non possiamo dare da 1 a 10. Quindi, signori, prendiamo che la casa di Samix, l'isola di Samix, 3 giorni. Ah, solo 3 giorni, wow. Solo 3 giorni, nice. Allora, casa di Samix a 624, 64 e, ricordiamoci le coordinate, 753, Samix Super, vai. Allora, ragazzi, mi sono segnato quindi che questa casa vale 4. Io, se devo dare un voto a quest'isola, anch'io concordo per il 4. Quindi, secondo me, quest'isola vale 8 punti. Quest'isola vale 8 punti. Quindi andiamo bene per Samix, che si aggiudica 8 punti. E per ora è il primo in classifica. Per ora è il primo in classifica, perché abbiamo visto solo lui. 8 su 10, nice. Praticamente sì, il voto è 8 su 10. Ok, andiamo avanti con... Signori, andiamo avanti con il prossimo partecipante di stasera, ovvero il carissimo Rachmaninov. Vai Rachmaninov, tippiamoci da te a 73,70 meno 276. Fortissimo, prima in classifica. Allora... andiamo con casa di Rachmaninov. Carissimo, carissimo Rachmaninov. Allora, iniziamo con l'analisi. Intanto, come posizione è molto buona perché praticamente sei subito in periferia. Quindi c'hai la taverna vicino, c'hai il dirigibile di Toshi qua, c'hai il labirinto davanti. Quindi quando puoi metti delle torce magari, cioè fai un favore alla collettività. E partiamo con l'analisi. Allora, le palle sono davvero ottimali. Era questa. Allora, hai un lotto piccolo, perché giustamente essendo nel villaggio comunque il lotto non è grande. Ricordiamo che mi pare sono di 20x20. Quindi comunque per un lotto 20x20 hai fatto uno spettacolo per me, veramente bella. Soprattutto questo ponticello con questo mini laghetto con tanto di due salmoni, poverini. La cambi l'acqua? E io c'ho il banner in testa, no? Allora, casella postale del Rachmaninov.
Carino questo ponte, molto bello anche per i materiali. Questo è l'ingresso di casa, vediamo gli interni. C'è il tuo cane che ti aspetta veramente in un modo distruttivo. Cioè sta letteralmente guardando il tramonto. È poetica questa scena, ragazzi. Il doggo che sa che il proprietario non rientrerà mai più. Rachmaninov non sei nel server, quindi non ci potrei fare compagnia in questa analisi. Abbiamo un piano giù, però immagino che il piano giù non sia compreso. Invece no, hai solamente della lava qui giù e ti sei fatto il tavolo d'enchantment. Allora, hai pure un campanello a quanto pare. Il campanello è tuo? A cosa si collega? Così capiamo un attimino come sentirlo. Vediamo dove si collega. Ci sarà un collegamento di sto coso. Forse qui? Esatto, mi sa che è qui. Lo proviamo? Lo clicchiamo? Adesso c'ho il pallino. Lo clicco, lo faccio. Vai. Dannazione. Ok, da migliorare, magari ancora non era pronto, per questo non ce l'hai fatto vedere. Però, oh, contento, cioè sono modestamente contento. Questo campanello secondo me ti ha fatto prendere un votino in più, è molto figo. Appena lo completi, tra l'altro c'è pure questa fontana qui vicino. Allora, la periferia di Alabama sta venendo veramente bella, l'ho detto l'altra volta ma mi sta piacendo. Soprattutto queste case. Cioè ragazzi, perché queste case non si sono iscritte al contest? Ricordo, se siete appena entrati e siete in ritardo per iscrivervi, potete ancora farlo scrivendo in chat punto esclamativo iscrizione. Quindi scrivete la vostra casa che così vincete il premio. Allora, votiamo la casa del carissimo Rachmaninov, la nostra casa. Quanto diamo alla nostra casa? Facciamo, esegui un sondaggio. Nuovo sondaggio. Vai, votiamo. Si vota, signori, votiamo. Vediamo per ora come vanno i punteggi, I punteggi sono molto altanelanti. Abbiamo 11 voti per il 3, 7 voti per il 5, 18 voti per il 3, 12 per il 5, 23 voti per il 3. Ok, credo che questa casa... Oh, ragazzi, siete veramente... veramente, come si dice, paritari. Mi state piacendo, state votando veramente bene. Perché anche secondo me questa casa è da 3. Anche secondo me oscilla tra il 2 e il 3. Secondo me il 3 è il voto giusto che dobbiamo dare a questa casa. Quindi segniamocela. Vai Rachmaninov. Complimenti. Vada di Rachmaninov, 6 punti, caro. 6 punti. Ok, perché anche da parte mia il voto è 3, ragazzi. Mi trovo d'accordo con voi. Siamo a 6 punti per il carissimo Rachmaninov. Andiamo avanti. El Conso, sei online. Guardalo che bello, El Conso. Spero di trovarti a casa. Ricordo, ragazzi, se siete in chat e volete giocare nel server, basta che utilizzate il Prime, potete entrare nel server. Ricordo, il Prime è gratuito, se no una sub normale. 75-367. Vai! Player not found. Ah, sono stupido. Devo mettere TP. Eccolo qua, il carissimo El Conso. Guardate che bello il carissimo El Conso. Un uomo TNT, favoloso. Allora, questo è il totem futuristico che una volta ha costruito per il contest. Casa di El Conso, per gli amici Coso o
Lager, decidete voi, ok? L'avevo letto senza una G, stavo per censurarti casa. Invece no, invece no, invece no. Pegorino, grazie per il ride, benvenuti ragazzi. Allora, ha cliccato un tasto, che è successo? Si alza un blocco. Tranquillo il conso, puoi ripararlo, io intanto faccio vedere la casa. Allora, la casa è questa qui. Abbiamo una mega... Partiamo da qua sopra. Abbiamo questa mega bolla sopra la casa. Sembra tipo un termometro messo sulla casa. Allora, intanto dove ti trovi? Ok, ti trovi nella parte costiera di Alabama, dove ci sono tutte queste strade che vanno verso l'alto. E... tanta roba. Allora, una pala di vetro che non è vuota, ragazzi. Alabama del sud, Alabama dell'ovest, colline belle, pianure strane. Ragazzi, questa è una sorta, secondo me, di stanza dello spirito e del tempo. Perché da qua, non lo so, mi sembra questo. C'è anche il suo doggo qua, che si chiama oggetto che battezza delle entità. Credo delle entità, il conso, immagino. Che paura il conso. Ok, ok, peccato che non c'è anche un modo facile per scendere. Il vetro è per il riscaldamento globale. Ah, ok, ok, ok. Ma sbaglio o qua sopra è avvenuto... No, che era un'altra casa, era un'altra... Ciao Xvamp, benvenuto nel server, caro. Benvenuto. Allora, vediamo l'interno. Abbiamo delle belle vetrate. Abbiamo il gatto che si chiama Nentag. Sì, è solo per sub. È solo per sub. Vedo che è arrivato pure Moro a visitare la casa. Se riuscite a trovare la casa, ragazzi, ci vediamo tutti nella casa della persona che sta venendo scrutata in questo momento. Allora, qua sotto abbiamo delle fornaci. Qua abbiamo un... immagino una farm di pesca? Non lo so. Allora, il conso. È molto semplice la casa. È molto semplice, quindi vediamo un attimino i voti. Sì, ragazzi, si può entrare. È il server sub. Basta fare un abbonamento, anche se ve l'hanno regalato, va benissimo. Scrivete punto esclamativo server MC e potete entrare. Ciao Adam, benvenuti in live. Voto allora, gran sburata. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 signori. Iniziamo col voto. Io intanto mi inizio a segnare il nome della persona. Vai il conso, buona fortuna. Buona fortuna carissima il conso. Vediamo qual è il voto da parte del pubblico. Io intanto scrivo il mio voto così da non condizionare. Il mio voto devo ricordare di scriverlo prima. Allora, voto pubblico, ora lo scopriremo. Voto Poldo. Ok. Ok. Ok carissima il conso. Ok carissima il conso. Vediamo il voto del pubblico, signori. Vediamo il voto del pubblico. Il pubblico ha decretato che questa casa è da 2. Ok, 26 voti per il 2. Vediamo se è la... Il conso ha detto che c'è anche una hot tub. Dov'è questa hot tub, il conso? Mi mostri. Dov'è questa hot tub? Ah, è questa, mi sa. Ah, è questa, ok. È questa, immagino, la hot tub, ok. Ok, ok, allora il pubblico ha deciso per il 2. Anche secondo me il 2 è il voto giusto. Infatti anche io ho messo 2 come voto. Complimenti al conso, 4 punti carissimo, te li porti cillissimi a casa. Punti 4. E si passa con la prossima casa. Complimenti ancora ad El Conso. Tra l'altro la testiamo la nuova funzionalità mod. Testiamo l'ultima funzionalità e il coro, se riuscite a moddarlo. Posso ritirarmi? Sì, puoi bro, tranquillamente. Basta che mi avvisi appena sto per vedere casa tua. Andiamo avanti con la prossima casa, signore. Andiamo avanti con la prossima casa. Moro Real. No, è sotto la jacuzzi. E allora, ma quante cose ci sono? Ok. Quindi qua giù. Non riesco a capire. Ah, eccola. Guarda che bella. Guardate che bella la hot tub. Exit. Ok. Immagino era questa la hot tub. Veramente bella, veramente bella. Ok. Enorme il villaggio, mi sono perso. Vedi se qualcuno riesce a darti una mano. Ecco, ciao. Allora, passiamo col prossimo concorrente a 2674-557. Vai. Vai.
Next, Elconso, buona fortuna. Andiamo con Casa di Moro, detta anche Shop del Povero. Allora, Moro ha un lotto veramente gold, perché qua si trovava il municipio. Sì, Rachmaninov, l'abbiamo già fatta, hai totalizzato un totale di 6 punti, complimenti. E un lotto gold perché è praticamente di fronte a casa mia, Moro. Quanto ti è costato questo lotto, così, giusto per curiosità? Se non sbaglio, qui prima sorgeva il vecchio municipio. Allora, intanto partiamo da fuori. Sembra veramente ben fatta a livello architettonico. Veramente fatta molto bene. Un cabo sono entrato e mi hanno dato. Ah, addirittura. Ah, allora era un lotto vuoto e basta. Ok. Gli aggettivi delle case. La mod dei quadri trasformerà il nostro server sub in un capolavoro, ne sono sicuro. Ok, Jonxina. Ah, le slab servono per chiuderlo quando non lo utilizzate, immagino, giusto così non si sporca. Allora, intanto abbiamo una tortura del cazzo e delle palle vicino a Jonxina. Ok. Mi sono immaginato tipo la sigla di Jonxina, però, oh mio Dio, cos'è questo? Ok. Questa è la zona cucina. Ok, qua abbiamo le scale. Molto carino l'utilizzare il... Quindi per questi aggettivi, sì, date gli aggettivi. Quanti quadri, allora? Questa è una scimmia. Questa è Dlarz che dice no. Ok. Questa è un'immagine di uno youtuber. Ok. Sta ancora elaborando, sì. Sburo, ok, questa è una casa. Ah, addirittura il computer. Ma che figata. Porca, cioè tu hai fatto la mappa dei PNG. Wow. Questo è veramente epico, ragazzi. Cioè, questa cosa è assurda. Cioè, tu hai fatto un PNG della tastiera e del mouse di OBS, del desktop un po' sporco e di Twitch, di tu che guardi una youtuber donna, sembra. Chi è? Allora, secondo me il voto finale dipende da questa streamer. Chi è quella streamer? Forse più mi metto lontano più si vede meglio. Chi è, ragazzi, secondo voi? Sembrava lo Xuderone. Valentina Nappi. Bro, what the fuck. Questo immagino sia il frigorifero. Ah, no, è l'armadio. Io pure che cerco il frigorifero qua nel piano sopra. Allora, Moro. Amimir. Beh, questo è veramente il clou della casa, secondo me. Un quadro del Doge con gli occhi socchiusi che dice Amimir. Così ogni volta che vai a dormire è perfetto. Ok. No, Luismont, non metterti davanti ad Ezio. A Mimir. Ma guarda, proprio c'ha il collo. Cos'è quella cosa? Togli di Luismont. Aspetta che sto guardando il collo. Ti puoi spostare, per favore? Grazie. C'è proprio un buco. Ma cos'è? Per la seghetta notturna. Sì, tu ogni volta che ti alzi vedi quello. Ma è tipo la televisione che cambi canale o resta qua tipo tutto il giorno? Che bello avere un server Minecraft pieno di memotti. Intanto c'è Luis Monte che sta streamando. Cosa stai facendo su Valentina Nappi? Cosa stavi facendo, sporco pinguino? Io sai che cosa dico alla masturbazione? Io dico... E sai cos'altro dico al sesso prematrimoniale? Io dico... Allora...
Signori, Moro Real, complimenti, complimenti a casa di Moro Real. Allora, purtroppo, nonostante i quadri sono molto belli e molto ben posizionati, secondo me ti faranno guadagnare qualcosa. Però, mi raccomando ragazzi, non votate una casa solo perché c'era un quadro che vi ha fatto ridere. Ricordate di votare la casa in sé per la struttura. Poi, se i quadri sono posizionati bene da far ridere, può essere un votino in più. Però, capito, non sparate un 20.000 solo per la... solo per il... per il funny joke. Quindi andiamo col nuovo sondaggio. Andiamo al nuovo sondaggio. Quindi voto a questa casa che sia 1, 2, 3, 4. Andiamo signori, si vota, si vota, si vota. Si vota, si vota, si vota signori, si vota. Votate, votate, votate. Io intanto metto il mio voto. Il mio voto è... Io metto come voto questo. Metto come voto questo qua. Allora, vediamo subito il voto del pubblico, signori. Vediamo come sta andando la votazione della casa di Moro Real. 4... Oddio, il pubblico ha votato 4, ok, il pubblico ha votato 4. GG ancora per Moro, GG ancora per Moro. Il mio voto è stato 3, il mio voto è stato 3, Moro. Perché comunque abbiamo dato un 4 all'isola di Samix, che era pure molto bella. Secondo me questa qua è da 3, veramente molto bella. Ti prendi quindi un 4 da parte della chat e un 3 da parte mia. 6 a 7 punti, complimenti. 6 a 7 punti, Pog, 7 punti su 10 praticamente. GG in chat ragazzi per il signor Moro, GG per il signor Moro. E passiamo alla prossima sburata, alla prossima casa volevo dire, ovvero Schnuebe. Allora carissimo Schnuebe, andiamo da te. Spero che tu sia a casa, spero che tu sia a casa, spero che tu sia a casa. E va bene, ma allora andiamo da Schnuebe. Andiamo da Schnuebe che... Che? No, allora, partiamo da questa statua. Partiamo da questa statua, Schnebue. Partiamo da questa statua. Sembra una magione. Partiamo da questa statua. Allora, che cosa rappresenta questa statua, Schnebue? Devi seguire le istruzioni. Ok. Quindi non devo partire da là? Da chi devo partire? Legge di Sborra. The deepest side of a chicken nugget. Io voglio immaginare che questo sia una sorta di mega chicken nugget che si sia trasformato in un abominio e abbia preso un altro mini chicken nugget. Ok. E andiamo, partiamo con il tour della casa, carissimi. Game mode creative, vai! Ci sono. Posso entrare? È permesso? Mi ha detto di aspettare, quindi io aspetto. Però io voglio scorgere da qua. Allora, intanto i banner degli Ace Gamer, visto che anch'io sono un Ace Gamer, posso entrare, immagino. E niente, non funziona la redstone. F, non so cosa sia successo. Allora, entriamo. Alza il volume dei notebook. Credo sia morta la redstone, ecco perché. E se riuscite a fixare, magari sentiamo il campanello. Niente, non posso fare nulla. Intanto aspetta. Allora, partiamo da qua. C'è un libro. Posso prenderlo, questo libro? Posso? Lo prendo io intanto. È il libro del Sus. Sì, uno dei migliori film d'azione libro. Ma io ho già letto questo libro. L'ho già letto questo libro. Io l'ho già letto questo libro. È il libro del Sus, l'ho già letto. Ok. Le mostro dopo, ok. Va bene. Io intanto faccio il mio tour della casa. Cestino sicuro, è semplice farne uno sicuro, coglione. Mi ha fatto ridere tipo tre slab per il cestino. E sopra... Cestino sicuro, è semplice farne uno sicuro, coglione. Sì, era molto più semplice farne uno più sicuro, tipo con... in altro modo, non lo so, però Dio sa.
Va bene, ok. Letto Ace Gamer, ok, sì. Come fai a salirci ogni volta? Cioè, è difficile. Qua c'è una costruzione. Credo sia un Brofist, non lo so. Ciao, Poldo Miamor. Uno Sproslog, ok. Qua abbiamo una zona leggi con che libro dentro. Ecco dove finisce la nostra avventura. Ah. Ok, queste furono le vecchie robe. Oh, grazie. Sì, me li mangiare. Thank you. Va benissimo. Ah, stasera niente fragole, signori. Stasera melone col prosciutto. Però non posso, io sono un giudice di una gara importantissima. Poldo, non fungono più i tasti e le pressure. Hai risvegliato. Devono la risolvere i mod. Non avresti dovuto. Devono risolvere i mod. Ciao CNDT, grazie per il secondo mese. 2 mesi, scusi l'attesa. Ciao bro, bentornato carissimo. Allora, vediamo qua sopra. Abbiamo una piccola hot tub. Ok. Oh, grazie. Abbiamo una piccola hot tub. E Denom, se puoi chiamare Erva, lui sapeva come risolvere sta roba. Così potete riuscire a risolvere la redstone. Letto prematrimoniale. Ma in che senso letto prematrimoniale? Cioè che non ci puoi fare sesso? Ok, qua c'è uno scheletro simpatico. Mo l'ho sciotto, eh. What? Credo sia leggermente morto il server. Sta morendo il server, lol. Sto provando a fare un reload veloce. Ok, intanto che si fa il reload, noi votiamo la casa del carissimo. Del carissimo Schnuebe! Allora, ragazzi, sondaggio in chat. Nuovo sondaggio. Riavvia il server tranquillamente, Denom, non ti preoccupare. Uno, due, tre, quattro, cinque, vai! Signori, si vota alla casa, io intanto mi segno il punteggio della... Che è successo? Si è sbloccato il server, a quanto pare. Cucucu Paloma... Poi la cosa della redstone... Ora funziona tecnicamente, eh? Vediamo. Vediamo se funziona. Che figata, questa è tipo la roba spagnola, ve? È tipo la roba spagnola. Bellissima. Poi vai messo incinta la... ma sopra c'è messo tipo... niente sesso prima matrimoniale. Qua sotto c'è la roba del Messico. Allora, devo essere sincero, come interni... È figa perché è tipo una sorta di magione, però secondo me ci vorrebbe qualcosa di più. Forse tipo queste parti sono troppo lisce, non lo so. Allora ragazzi, il mio voto è 2 per questa magione. Vediamo un pochino il voto del pubblico. Anche per il pubblico il voto è 2, quindi segniamoci la votazione di questa casa. Il punteggio è 2, carissimo. Vai. Voto pubblico 2. Voto Poldo 2. Quindi ti pigli un totale di 4 punti, carissimo Schnuebe. Ti pigli un totale di 4 punti e ti stai pure zitto. Bastardo. No, scusate, sono troppo cattivo. Allora, passiamo alla prossima casa di stasera. Non votate in chat, c'è il sondaggio. Esatto. Andiamo avanti. Con la prossima casa, la sesta di oggi, Leozar, sei nel server? Leozar, mi tippo da te, carissimo. Leozar, illustrami la casa, carissimo. Io intanto melone con prosciutto crudo, che è un must ormai qui in Sicilia. Non so quanti... Anche al nord si mangia il melone col prosciutto. Cioè, penso di sì, non penso sia una roba che mangio solo qua. Perché mo tipo fate, no, sei strano, cosa stai mangiando? Cioè, si mangia anche da voi.
E certo è buonissimo, troppo buono. Tanta roba, peccato sia difficilissimo da mangiare. Sì, ma io non lo mangio. Perfetto. Ciao Leozar, caro. Ciao, vado in spectator mod e iniziamo. Smettila Toshiki di fare il toxic. Allora iniziamo con la casa di Leozar, che si trova, ok, si trova nella zona costiera. Si trova proprio nel porto, ragazzi. Si trova nel porto. Raggiungeteci a casa di Leozar. Allora diamo un voto a questa casa. Vediamo subito gli interni. Allora, partiamo da fuori. Fuori abbiamo un quadro di moto, immagino, non so chi sia purtroppo perché non seguo i motorini, però bella moto, è una Formula 1 immagino, eh? Molto bella, ah, fatta pure con le ruote così, che figata. Ah, non hai fatto la mappa con i cerchioni, hai fatto proprio un banner, veramente bella. Ah, però qua c'è... Ah, è una scuderia Ferrari. Pazzesco. Veramente bella. Qua sotto abbiamo... Ah, che bello che tu sei per tutta l'inclusione. Per te ci vogliono solamente persone da tutto il mondo. Bravissimo. Non facciamo passare messaggi di xenofobia. Attenzione. Andiamo dall'interno. All'interno abbiamo un quadro di Gravity Falls insieme a un gatto il cui nome è... Non ci è dato saperlo. Invece questo cane è Timmy, ciao Timmy. Poi abbiamo un quadro con un personaggio anime. Hai perso un punto. Qua sopra una volpe, l'hai riguadagnato. Ok. Qua sotto un altro personaggio anime. Hai perso un punto. No, è Kenny di South Park versione anime. Ma è Kenny di South Park versione anime. Non è anime, ban. Cos'è, un hentai? Ma c'ha scritto anal nella maglietta. È un hentai, cazzo. Vabbè, scusatevi. Canada? No, c'è scritto Canada. No, c'è scritto anal, ragazzi. C'è scritto palesemente anal, ragazzi. No, c'è scritto palesemente anal. Io mi dissocio. Hai perso un punto, Leozar. Saliamo sopra. Un altro! Sei a meno due punti, Leozar. Ah, bam! Mio Dio, meno tre punti. Poi c'è una cartina geografica. Va bene. Un quadro della Formula 1. Ok. Un poster di South Park. Ok, molto bello questo poster di South Park. E un'immagine di smetto quando voglio. Magari sto dicendo una cazzata. Che roba è sta cosa? Che cos'è, amici? È smetto quando voglio? Ci ho azzeccato? Fatemi tagliare sto dannato prosciutto. Ah, e poi... Allora, dai, ti sei ripreso. Sono gli Slayer, non è vero. No, un altro! Oh mio Dio, ma quanti sono? Ma chi è questo personaggio? Scusatemi. Carino, il balcone. Carino il balcone, c'è pure il fuori. Questo è... Mabel. Andiamo sotto. Qua abbiamo un magazzino, ok, con i cartelli. Ah, si può ancora scendere, attenzione. Qua abbiamo delle colture, ok, molto carino. Si scende ancora. Quella rossa è Meru de Succubus. Ed è un porno? Che belle ste pixel art. Tutte della stessa altezza. Abbiamo Cartman, abbiamo Kenny, abbiamo... Non mi ricordo. Le pixel art non erano vietate. Le pixel art sono consentite sotto casa. Altrimenti, no. Fuori no. Cioè, tipo sono fuori no.
E dopo la fatidica domanda, il Gabib è un Fury? Abbiamo la prossima domanda. Crozza è un cosplayer? Ok, molto bella la Crozza Caverna, cioè molto carina, molto carina. Allora, signori, che voto diamo a casa di del carissimo Leozar, signori? Partiamo col sondaggio, fatemelo realizzare, nuovo sondaggio, vai. Vai, intanto io mi segno il suo nome, mi segno Leozar17, mi segno le coordinate di casa e do il mio voto. Leozar17, coordinate di casa, voto pubblico, non si sa, voto polodo è questo. Vediamo qual è la... vediamo qual è il punteggio finale di Leozar, ragazzi, vediamo qual è, vediamo qual è, vediamo qual è. Leozar si aggiudica un totale di... oh, attenzione che abbiamo una disparità, ragazzi, votate in chat. A metà tra il 2 e il 3, 23 voti per il 3, 19 per il 2. Votate, signori, votate. Allora, 26 voti per il 3, 21 per il 2. Ragazzi, non votate in chat, ma votate tramite il sondaggio. Fermo! Chi è sto pazzo? Bloccatelo! Bloccatelo! Polizia, arrestatelo! Arrestatelo! È un matto! Un pazzo! Una persona pericolosissima! Una persona pericolosa! Un terrorista! Un maledetto! Non gli ridare le bombe, Moro! È un pazzo! Una persona pericolosa! Una persona estrema! Veramente estrema! Quasi estremista! Cacciatelo via! Cacciate via questo terrorista! Toshiki, stai zitto! Continuiamo il nostro episodio nella Big Vanilla. No, no, sto scherzando. Allora... no, ho finito il melone, ne volevo altro. Ne volevo... Toshi, non spammare per favore, perché è contro le regole. Prima che un moderatore è costretto a boncarti. Allora, ragazzi, abbiamo un voto totale che è il 3 per casa di Leozar. Il mio voto era 2, quindi alla fine la casa si aggiudica 5 voti. Attenzione. Complimenti. Complimenti, complimenti. Perché Leozar si prende 5 punti. Si prende 5 punti, complimenti GG in chat per il carissimo Leozar, ragazzi. Spammate GG in chat. E intanto passiamo al prossimo di stasera, ovvero... Nixer! Nixer, sei vivo? Mi posso tippare da te, Nixer? Oh, mi posso tippare da te, Nixer? Dammi un sì e mi tippo da te. Astolfo sopra tutti, e vabbè. Vai, andiamo da Nixer, prossima casa, signori, prossima casa. Ah, ma noi abbiamo già visto casa di Nixer. Noi abbiamo già visto casa di Nixer. Allora, l'abbiamo vista la scorsa live, ma la rivedremo. Intanto guardiamola da fuori, perché porca troia, cioè, ricordiamo tutto in survival. Quello cos'è? Immagino qualcosa di nuovo. Ricordiamo tutto in survival. Tutto in questo deserto. La hall, la hall si presenta subito con un bordello di scimmie. Un bordello di scimmie, andiamole a rianalizzare tutti quanti. Andiamole a repescare tutte quante. Rock scimmia. Ed eccola qua con i block notice. Andiamo avanti con la filoso scimmia. Hai fatto proprio i quadri, complimenti. Filoso scimmia. Poi abbiamo la RGB scimmia. Ok, questa è nuova. Poi andiamo con la frutta scimmia. La legno scimmia, ok. Sì, sì, va bene, Luismont. Poi abbiamo la ghiaccio scimmia, la aero scimmia, giustamente trasparente, la oro scimmia e d'oro, la erba scimmia, ok. Roccia scimmia, elettro scimmia, Napoli scimmia, piro scimmia che sputa la lava e ovviamente l'idro scimmia che viene e... che viene rappresentata con l'acqua. Entriamo nella caverna. Nella caverna, tra l'altro, fighissima, una testa di una scimmia, veramente figa. Si scende giù, si scende...
Wow. Wow. Ma come? Come hai fatto a mettere queste robe? Ah, sono praticamente questi item frame con... Ah, è tipo una mappa che ha la text... Non ci credo! Cioè, per non far vedere che era una mappa sopra un item frame, lui ha fatto un PNG del blocco che poi ha stampato e messo su un item frame. Ragazzi, questa cosa è geniale! Questa cosa è cazzo geniale! Bro, è veramente geniale questa cosa, complimenti. Complimenti perché questa cosa è veramente geniale. Veramente geniale, è una lore addirittura. Addirittura Nixer. Allora ce la narri, vedo che avete delle maschere. È una lore, allora. No, ma è pazzesca! È pazzesca questa cosa! Allora, qua vedo impronte di scimmia. Qua abbiamo delle persone che stanno pregando in un albero. Qua delle persone che danno fuoco all'albero. Sembrano dei pillager, ma non vorrei dire una cazzata. Poi abbiamo un esercito di scimmie, a quanto pare, che entrano in questo tempio. Inizialmente le monkey vivevano nella giungla. È vero. Quindi le monkey vivevano nella giungla. Ok. A me sembrano solo piromani. Dopodiché... Le scimmie, dopo che vissero nella giungla, cosa successe a queste scimmie? No, mo sono interessato, è una lore fighissima. Quindi inizialmente le monkey vivevano nella giungla. Dopodiché gli abitanti di una città lontana diedero fuoco all'habitat. Ok, quindi questi abitanti che sembrano dei pillager hanno dato fuoco all'albero. Quindi hanno dato fuoco alla giungla, ok. Quindi tutte le scimmie si sono trasferite, cioè hanno fatto tipo un passaggio, sono passate in un altro posto, dovettero emigrare giustamente, sono arrivate nel deserto, no ancora no Net, sono arrivate nel deserto e dal deserto hanno praticamente trovato questo tempio dove noi ci troviamo in questo momento, ok, sono entrati qua, dovettero emigrare, sono entrate qua. Hanno praticamente a quanto pare incontrato un nuovo tipo di scimmia che, vabbè, voi conoscete che è la omniscimmia. E quindi sono nate le scimmie elementali. Bro, perché se è così è pazzesca. Dove grazie all'aiuto dell'omniscimmia trovarono il tempio e decisero di creare questi idoli. Ma fenomenale, bro, fenomenale. Questa lore è pazzesca, bro. Peccato che finisce qua. Bro... Bro, mi leggi nel pensiero. E qua sotto che ci sta? Qua sotto cosa ci sta? Io non ho parole. Non ho veramente parole. Non ho parole. Non ho parole, non ho parole. Allora, aspettate, aspettate. Dimmi Nixer, quale cartello devo rompere? Ricordiamo tutto in survival, Dio santo. Fermo l'Apoldo. Ok, quale cartello devo rompere? Rompi il cartello iniziale. Rompo questo qua, mi confermi? Mi confermi Nixer? Rompo, sto rompendo. No vabbè raga, ma di che stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Madonna mia, ragazzi! Che figata! La omniscimmia! Ricordiamo tutto in survival. Cioè, voi siete stati qua a piazzare queste cose, queste lanterne. Wow, veramente wow Nixer, veramente. Scendi dall'omniscimmia, ecco, non sei degno. Wow. Riesco a dire solamente wow, riesco a dire solamente wow. Ma questa è casa tua o è una costruzione nel server? Ah. Immagino sia casa sua perché qua vedo un botto di roba.
Sì, è casa sua, ok. Perché qua vediamo il resto della casa. Ok, il resto della casa è molto semplice, tipo strutturata a piani. Che qua sembra un generatore, qua c'è un altro... È tipo una torre che va verso il basso, ok. E questo è l'ultimo, sì, perché poi c'è la bedrock, non si può andare oltre. Allora. Che mal di gola. Pazzesca. Shinueb, abbiamo visto prima la casa alla fine. L'abbiamo visto prima, abbiamo già dato il voto, carissima. Allora, il tempo dell'omniscimmia. Il tempio dell'omniscimmia, ragazzi. Diamo un voto. Diamo il voto, ragazzi, diamo il voto. Diamo il voto. Io intanto mi segno le coordinate della casa. Voi iniziate a votare, così io piglio il mio voto. Ok, Nixer, ti segno. Pam, pam. Voto pubblico, ora lo scopriremo subito. Voto Polodo. Voto finale. Ok. Ok, signori, vediamo un po' il voto del pubblico, anche se mi sembra un po' palese. È pazzesco come 89 persone hai risvegliato l'antenna. Abbiano votato 5. Viro scimmia, non avresti dovuto. Ciao Polod, ti voglio. Ciao, tanto Pando! Bene tre. Ricambio anch'io, carissimo. Ti succhiare il cazzo, però poi è brutto. Prando, grazie mille per il secondo mese. Bentornato, carissimo. In quel castello di Pietanera ho fatto una cosetta col tuo latte. Net, se ti sei iscritto, tanta roba. Poi lo andiamo a vedere se sei iscritto. Poldora vota con un 4. No, ragazzi, io ho votato un 5. Quindi, ragazzi, questa qua per ora è la casa capolista con 10 punti. Il massimo. Mi sembra ovvio come si farà lo spareggio. Se ci sono altre case da 10, alla fine si fa una finale in cui solo una casa vincerà. Solo una casa vincerà. Ok, andiamo avanti. Con la prossima casa. Complimenti ancora a Nixer. Andiamo con Briar. Vai, Briar. Mi tippo da te, gatto. Allora, casa di Briar ormai la conosciamo per il frastone incredibile. Il frastone incredibile che c'è in questa cazzo di zona per colpa dei gatti. Allora, intanto ti trovi in una zona bene o male periferica di Alabama. Ah no, sei praticamente accanto a casa di Leozar, ok. L'abbiamo appena vista prima. Allora, vediamola dall'esterno. Molto bella, mi piace perché ha questo appezzamento di terra che va tipo fino a qua sotto, dove poi c'è una fontana, anche se qua c'è il mare. Però immagino che la fontana prenda l'acqua dal mare direttamente. Madonna, che figa l'acqua, queste shader. E ok, molto bella. Mi piace questa strutturina di Pascale, mi piace veramente tanto. Allora, Briar. Entriamo subito dall'ingresso. Ciao, Briar, vedo che hai cambiato skin. Ah no, è sempre la stessa. Hai messo un quadro con un gatto. Hai una skin da gatto. E hai tanti gatti. Il consiglio felino. Questo è il consiglio felino. Ciao Duck, bentornato nel server. Questo è il consiglio felino, giusto? A Barley, Whitestone, Cloudtail, Bramestar, Dowing. Devi dare i nomi a tutti quanti ancora. Ok, un altro gatto. Mio Dio. Ok, il consiglio felino. Secondo me ti piacciono i gatti. Ok, devo prendere il libro se non ti dispiace. Poi lo rimetto. Allora, il consiglio felino. In codesta stanza risiedono i membri del consiglio felino, in quale delibera scelte sulla sua vita degli esseri inferiori chiamati umani. Scusate, ma i gatti stanno facendo un bordello pazzesco. Il consiglio è distinto in due parti. I deputati del consiglio, i quali possiedono il potere legislativo, e il presidente del consiglio felino, identificabile in Briarstar 8854, il quale possiede il potere esecutivo. Il potere giudiziario è esercitato da entrambe le parti del consiglio, che si ritrova in seduta comune nella stanza del consiglio. Il consiglio felino non ha intenzione di interferire con le scelte di primaria importanza di Alabama e si sottomette al potere del fondatore Poldo. Codesta era la legge fondamentale del consiglio felino. Miau. Ma
Mi ha fatto ridere quel miau alla fine. Ok. Ok. Il consiglio felino non è riconosciuto attualmente da nessun cittadino di Alabama. Tuttavia è presente questa lista dove i cittadini che lo desiderano possono iscriversi dichiarando così la loro volontà di sottostare in primo luogo al potere centrale costituito da Paul DeMoz e in secondo luogo al consiglio felino. Iscritti: Wolf, Erva, Andrex. Mi iscrivo anch'io. Perfetto, Briar. E molto, molto bella. Veramente molto bella. Ci sono troppi gatti. Questo è un gatto o un cane? Non capisco. C'ha la coda. Perché ovviamente i cani non hanno la coda. Ok, andiamo a vedere il piano sopra. Andiamo a vedere il piano sopra. C'è un altro poster con un gatto. Questa casa è la casa dei gatti, letteralmente. Qua si sale al piano sopra. Ok, qua ancora penso sia in costruzione. Ok, qua c'è l'altra stanza. Qua il letto, attenzione, con i felini d'acqua, i felini dell'oscurità, i felini dell'erba, i felini della pietra, i felini del vento e i felini del cosmo. Immagino siano questi, Brian. Spero di averli indovinati. Questa è la tua stanza da letto. Ok, ok, ok. Qua c'è un jukebox. Allora, la casa dei gatti, la chiameremo così, la casa di Briar. La casa dei gatti. Signori, in chat dobbiamo dare un voto alla casa dei gatti. Diamo un voto alla casa dei gatti. Signori, in chat avete il sondaggio. Buona fortuna con le votazioni. Intanto io mi segno il voto. Intanto io mi segno le coordinate di Brian, star 8854. Voi votate con parsimonia, mi raccomando. Voto pubblico. Voto volodo. Ok, signori, vediamo immediatamente il pubblico cosa ha deciso. Vediamo il pubblico cosa ha deciso. Il voto ha deciso per un 3. Il pubblico ha deciso per un 3. Complimenti, complimenti ancora. Perché anche il mio voto era 3. Quindi, signori, Briar prende un totale di 6 points. Complimenti al carissimo Briar. Complimenti, complimenti, complimenti. Si sta scaricando il computer. Devo metterlo a caricare. Si sta caricando? Si sta caricando. Allora, signori, il gatto sul tubo piace questo elemento. Esatto. Passiamo alla prossima votazione di stasera. Passiamo alla prossima casa, ovvero Samuel Inox. Andiamo da Samuel Inox, carissimo. TP Samuel Inox. Si è ribuggato tutto. Ok. Uffa. Non so, mod, se riuscite a darci una mano. E dobbiamo andare da Samuel Inox. Carissimo Samuel Inox, vada a casa sua e mi dica quando è... Anzi no, mi tippo direttamente io alle coordinate. TP. Che succede? Dicono che si è ribuggato di nuovo tutto quanto. Meno 138. Ok, mi sono tippato io. Allora, casa di Samuel Inox. Partiamo dal dove si trova. Ok, si trova in una zona periferica di Alabama. Si trova bene o male nella periferia della città ed è costruita sopra una collina. Allora, devo dire che l'ambientazione è proprio figa. Devo dire che l'ambientazione è proprio proprio figa. Shell Galley, ricarico il server o solo i plugin? È meglio di ricaricare il server. Però aspetta, ti dico io quando ricaricarlo. Allora, andiamo in casa. Ciao tizio su Twitch. Partiamo da qua, anche Samuel Inox è un fiori. Shell è di un fiori, appunto. Ah, anche tu hai dei quadri, molto più low budget. Ok, qua sotto abbiamo, che okay, è la tua zona armatura. Inceneritore meno whip. Questo è un inceneritore sicuro. Questo è un inceneritore sicuro, ad esempio. Molto sicuro. Ok, saliamo al piano sopra. Al piano sopra abbiamo un semplice lettino. Qua abbiamo un balcone. Quella è casa di Heist. Madonna, quanto cazzo è brutta Heist. Non so se sei in chat, ma casa è veramente brutta. Mi dispiace, ma è veramente brutta. Cioè, no, aspetta. Allora, facciamo... Mi dispiace per Heist, però... Però... Cioè, chi è che costruisce una casa e mette il vetro come... come pavimento? È pericolosissima. Poi qua, queste slab che portano... Non lo so,
C'è la neve in casa, c'è la pietra con i pavimenti. Ah, Ist, ti odio. Sembra il tempio di Kung Fu Panda, sì, è vero. Sembra veramente il tempio di Kung Fu Panda. Ok, ok, molto carino, molto carino. È la casa di Berta sulla Tabicraft. Non sapevo fosse entrato sulla Tabicraft. Ok, ok, ok. Allora, Denom, puoi ricaricare il server, quindi ricordati di salvarlo prima di ricaricarlo. Sei autorizzato. Noi intanto votiamo la casa di Samuelinox. Nuovo sondaggio. Ciao, a domani, Dragon. La Bruni mette un not like this su schermo. Allora, signori, diamo un voto al ricaricare, non spegnere. Sì, lo sta ricaricando. Lo sta ricaricando, per questo si è spento. Allora. Allora, registriamo la casa del carissimo Samuelinox. Intanto che il server si ricarica. Samuelinox, vediamo il voto da parte del pubblico. Allora, vediamo il voto del pubblico. Il voto del pubblico è un carissimo 2. Anche secondo me. Gatto, fatti aiutare dai ragazzi del server. Il server si è riaperto, quindi possiamo rientrare. E dobbiamo dare un voto finale, quindi. A Roblox server. Già Fire. Allora. Abbiamo come votazione per questa casa un 2. Ok, anche per me era un 2. Quindi il carissimo Samuelinox si prende 4 punti. Complimenti, GG ancora a Samuelinox. Andiamo avanti con la prossima casetta di stasera. Andiamo avanti con Andrex. Andrex, tippiamoci da te. Tippiamoci dal carissimo Andrex, che ha un uovo sul tetto. Andrex, per favore. Cioè, prima di partecipare a un concorso. Ciao Gigino. Prima di partecipare a un concorso, per favore, ripuliamo la casa, perché è veramente, veramente disdicevole avere un uovo sopra la casa, eh? Allora, casa di Andrex. Casa di Andrex è storica, cioè praticamente dal primo giorno nel server. E allora, ho fatto il mio compito, adios. Ciao Samuelinox. È un piccione, secondo me. Ha fatto le uova. Allora, bellissimo che Andrex ha il cartello con scritto new chart. Ogni volta che postano una nuova chart, mette il cartello qua. Quindi sapete che l'ultima chart di Guitar Hero è Sex Bomb di Rayman. Stavo dicendo, passiamo avanti con Stay Walk. Ok, ciao Asai. È Asai o è Andrex? Andrex e Asai sono identici. Questo è Andrex o Asai? Non lo so, Stay Walk nel dubbio. Allora, abbiamo i banner col suo loghetto. Andrex Place, proprio quello di Guitar Hero. La somiglianza è assurda, sì. Questo è un Rolex ufficiale. Ok, questo è l'ingresso di casa. Andiamo, prima guardiamo tutto il piano sotto. Chi è Lance Stroll? Haha. Mo tipo è morto ed è una cosa tristissima. Ciao carissimo Lance Stroll, come stai? Ciao Moro, pure tu. Non so chi sia, quindi purtroppo. Pilota di Formula 1. Ah, ok. Non capisco le Formula 1 memes, mi dispiace. Non le capisco. C'è Luis Monte che mangia con evidenti attacchi epilettici. Andiamo al piano sopra. Ok. Gamer Zone, solo per veri Ace Gamer. Colleziona tutti i banner. Questo qua è quello di Prince. Ok. Ti manca quello del. Ho
Ok, il libro del SUS ne possiedo una copia anch'io. Ok, ok, molto da gamer quella stanza. Ok, qua c'è una piccola zona che si può vedere. Ok, qua un altro banner, un piccolo caminetto a forma di pene. Il tuo letto. Spada d'emergenza, ok. Un cetriolo. La tua armatura in maglia incantata. E Dio. Ok. Andrex, qualcuno ha lanciato un uovo. Dove è finito l'uovo qua sopra? Non sono andato nelle stanze sotto. Ho visto qualcosa di forbidden. Ho visto qualcosa di forbidden. Allora andiamo nel piano sotto. Partiamo nel piano sotto. Ah, questo immagino sia un tavolo da biliardo. Molto carino. Ah no, un tavolo da ping pong. Un tavolo da ping pong. Un tavolo da ping pong. Ok, questo invece è un tavolo da biliardo. Se solo non ci fosse Luis Mont sdraiato sopra. Ah, qua abbiamo il tavolo divano dove sta guardando Lundini. Quindi ottimale, stai veramente guardando un programma di qualità. Te lo dico io che io sono un esperto e quindi so. Telecomando Smangsu. Smangsgu. È davvero difficile. Ok. Ok, veramente bello questo telecomando Smangsu. Ok, si scende sotto, si scende sotto. Luis Mont fa la stecca. Si scende sotto a questo piano molto chill, ok, in cui ci sono tutte le chest. Si scende ancora sotto, qua intanto c'è il beacon. Si scende sotto con... Ragazzi, per favore. Ale maestro, smettila, lo sai che ho 13 anni. Sì, potete seguirmi alla stanza assistenza del nostro TS. Voglio questo PNG. Voglio che questa foto l'abbiano tutti quanti. Togli di Steingard. Voglio che questa foto sia in tutte le case della città. Voglio che ogni persona in questo villaggio abbia questa foto in casa. È veramente bella, non lo so. È proprio un capolavoro. Ok, qua cosa c'è? Ah, l'orologio del Napoli. Quanto bello l'orologio del Napoli. Veramente l'orologio. Dobbiamo fare un altro contest che sarà tipo chi arreda meglio casa propria con i quadri. Il più creativo con i quadri vince. Che bello l'orologio del Napoli. Ok, poi abbiamo I am Zeus Jordan. No, non si fanno queste cose. Poi c'è... Chi è? Chi è quest'uomo? Scusatemi, non lo conosco. Josué. Chi è quest'uomo? Vedo dei Funko Pop dietro. Non so chi sia, purtroppo. Ok. Poi abbiamo... Ma questo è l'uomo Ikea. Ma questo è l'uomo Ikea. Ma questo è l'uomo Ikea. Alle buste dell'Ikea. Ma è carsa da fuck, Dio santo. Ok. Ok, la stanza quadra è molto, molto carina, molto carina. Ok, questo è un cestino non molto sicuro. Allora. Casa di Andrex. Ma io l'ho visto quest'uomo. Col cappello da vescovo, esatto. Allora, votiamo casa di Andrex. Ricordiamo che i quadri non fanno la casa. Ricordiamo che noi dobbiamo votare la struttura in generale. Quindi anche se quell'orologio del Napoli era bellissimo, ricordiamogli che è... Che si deve votare l'intera costruzione. Sì, lo so, Lion era bellissimo. Lion era veramente bello, mi ha veramente colpito al cuore. Ok, iniziamo col voto. Ringraziamo Palmucci per il Buffed, Lion... E l'Elix per l'uomo Ikea. Grazie mille a Palmucci, ragazzi. Contattate Palmucci perché ci deve dare Lion pompato. Mandatelo nel gruppo Telegram perché ne ho veramente bisogno. Ne ho sinceramente bisogno. Stavo per abbassarmi i pantaloni in live. Allora,
Allora. Vediamo il pubblico che voto dà a casa di Andrex. Segniamoci casa di Andrex. Voto Polodo. Allora, il mio voto è questo qua, palese. Vediamo la chat, il voto. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che c***o hai fatto? Joe, grazie di cuore, Joe. Grazie della sub regalata, benvenuto. Benvenuto. Sì, era Stroll il pilota, pizza. Stavo vomitando. Ciao Joe, grazie mille per un abbonamento regalato a Nikan. Benvenuto a Nikan, grazie di cuore, bello. Grazie di cuore per aver regalato una sub, grazie mille. Ciao Joe, come stai? T'a posto? Tutto bene, caro, tutto bene, tu? Allora, il pubblico ha votato un 3. Anch'io ho votato 3, ragazzi. Quindi casa di Andrex si prende i suoi carissimi 6 punti, poco per Andrex, GG in chat per il carissimo Andrex. Grazie ancora per aver partecipato al contest. Andiamo avanti, prossima casa, signori. Abbiamo Kilo Palancher. Kilo Palancher. Allora Kilo, ci sei? Posso avere il Telegram? Gino, il Telegram è solo per abbonati. E Kilo, no, non è online Kilo Palancher, non è online, quindi dovremmo tipparci noi alle coordinate di casa sua. Ci sono i miei. Com'era? Ah sì, miau, grazie per i 100 bit. Cos'è, ti vuoi comprare il giudice, Briar? Grazie di cuore per i 100 bit, è stato bellissimo quel libro, complimenti. È stato veramente magico. Ok, casa di Kilo, eh? Qual è casa di Kilo? Wow! Non lo so, ecco, vediamo. Wow! Ma sai che non è male? No, si presenta davvero bene esteticamente. Ci sono i miei! Server only sub, giusto? Esattamente, Joe. Però se hai il Prime, puoi farlo con il Prime, che tanto ti viene gratuito ogni mese, puoi giocare praticamente gratis. Va che casa mia non era finita, eh. Cazzo, ho dimenticato tipo il piano sotto, forse. Mi dispiace. Allora, Kilo, andiamo con casa tua. Si presenta davvero figa all'esterno. Si presenta davvero, davvero bella all'esterno. Complimenti anche per queste. No, è proprio figa. Mi mandi la foto dei piedi, please, mi servono. Ma smettila che ti servono per pipparti. Ok, vediamo l'interno. Ok, qua c'è un piccolo tavolino. Quasi esce sull'esterno. Ok. Quasi scendo al piano sotto, ok, vediamo cosa c'è al piano sotto, una sala enchantment e poi penso la strada per le miniere. Ok, il portale del Nether, saliamo invece ai piani sopra. Ok, la tua zona letto con la bussola o d'orologio, non so cosa sia quello. No, è l'orologio. Allora, pure questo. Ok, di qua l'abbiamo visto. Allora, l'interno è pure ben gestito, cioè mi piace, è veramente figo. Pure con le piantine dentro, ma proprio d'esterno si presenta in modo fighissimo. Materiale per lotti o altro, guarda che bravo. Questo cos'è? Mappa città ed altro. Tutta la sua famiglia è morta per creare questo villaggio. È diventato un simbolo. Se vorremmo, non so. Ah, ma questo è il villaggio di Kilo. Ah, allora. Facciamolo in live, l'annuncio. Dicono che è stata copiata. Come è stata copiata? Ho fatto la stessa identica casa su un altro mondo. Oh no. Oh fuck. Abbiamo delle prigioni. Abbiamo delle prigioni. Ah, non sono una prigione, sono zona villager. Ok, villager che dormono perché giustamente è tardi. Però ragazzi, se vi interessa, Kilo Palancher ha un suo piccolo villaggio. Quindi se volete venire a fare una casa nel villaggio, abitarci o quant'altro, sapete dove trovare la casa. Allora, mi dicono che è stata presa da internet. Mi confermate, ragazzi? È una fonte certa? E questa era una di quelle. F.
Carissimo Kilo Palanker, purtroppo sei squalificato dalla gara, però è molto figa. Veramente, cioè mi piaceva veramente bella. Mi piaceva veramente bella, che cazzo è? Mi piaceva veramente tanto. Però purtroppo non posso... Stai zitto che tu ti fai le pippe sui fiori, smettila. Certo, Matt, poi lo aggiorniamo. Lo davo per scontato. I love piedi di pod. Purtroppo Kilo Palanker non potrà partecipare al contest, però ricordiamo che il suo villaggio cerca abitanti. Cerca abitanti. Grazie lo stesso per aver partecipato al contest. Next. Luis Mont. Oh mio Dio. Allora, TP. Andiamo a meno 99, 62, meno 490. Luismont, senti, non rompere i coglioni e fammi vedere casa tua. Dimora di Luismont. Allora, intanto si trova praticamente al centro città. A Modigliano Gigante. Guarda, Hogarth, ti aspettiamo nel server. Xenith, dimmi. Allora, la casa è praticamente al centro villaggio. Là c'è la scritta Alabama, quindi praticamente sì, hai una posizione anche bella che centrale. Allora, Luismont, vediamo. L'esterno è molto bello. Entriamo dentro, abbiamo un quadro tipo quello di Andy Warhol con le quattro mele di Monroe, solo che abbiamo Pepe, Shrek e Mambo di Happy Feet e Pingu di Pingu. Wow. Poi qua c'è un banner di Carlos. Ok. Ah, che bello svegliarsi la mattina e vedere Zeb 89. Cioè, tu ti svegli e la prima cosa che vedi è il tuo mito Ace Gamer. È una sensazione micidiale. È una sensazione veramente micidiale. Che cos'è questo libro, Luismont, se posso? Ciao caro Luismont. Allora, casa di Luismont, signori. C'è qualcosa dietro, a quanto pare, nel retro? Cestino, tutti che mettono i cestini in modo poco sicuro. Ok, un piccolo laghetto, un tavolino, Alberto ovviamente, come può chiamarsi Alberto, come può chiamarsi un cavallo se non Alberto. Molto carino il giardino, mi piace. Allora signori, a me piace onestamente la casa, cioè è venuta veramente carina come conformazione. Se dono bits posso entrare nel server? No, serve l'abbonamento, perché così è una cosa che noi possiamo traccare e il server può traccare. Allora, Luismont, vediamo che voto prenderà la tua casetta. Aia. Due, tre, quattro, cinque. Allora, vai. Iniziano i voti e intanto io mi segno la casa. Luismont, voto pubblico, lo scopriremo immediatamente. Voto Polono è un sì. Ok, Luismont, vediamo quanto ti sta dando il pubblico. Vediamo il pubblico. È quasi classica, è classica però bella, non lo so, mi piace. Allora, vediamo, 19 persone votano per il 4, 16 persone per il 3. Ragazzi, votate tutti al sondaggio, così possiamo dare giustizia alla casa di Luismont. Pari merito. Sì, vengo subito, Schneb, non ti preoccupare. Intanto che il pubblico vota. Vai, lo facciamo subito che intanto il pubblico vota, vai. Allora. Abbiamo 25 voti per il 4, 23 per il 3. Andiamo a vedere. Fra quanto scade il sondaggio, quale sarà il voto finale. Ci sono, carissimo, vai. Ciao, Yuk. Credo che non sia riuscito. Eh?
Ragazzi, F in chat per Snap, non c'è riuscito. Allora, vince, quindi... No, no, non vince. E ma, basta, me ne vado. Ma che è successo, Martedak? Che hai fatto? Che si è buggato? Esploda la casa. Ma che è successo, bro? Che è successo? Allora, abbiamo un 4. Ragazzi, il mio voto era 3. Però, ok, un 4. Quindi andiamo di 7 punti per casa di Luismont. Secondo me era più una casa da 3 che da 4. Allora, next partecipante al contest. Pazzo sgravato mi pare che si ritirava, no? Pazzo sgravato c'è. Pazzo sgravato, mi confermi che ci sei in chat? Immagino di sì. Sì, ci sei, dai. Però non sei nel server. Allora, tippiamoci a casa di pazzo sgravato. Meno 46, 65, meno 3, 4, 3. Vai. E questa è casa di pazzo sgravato? Sì, è casa di pazzo sgravato. Allora, boys, andiamo veloci. Casa di pazzo sgravato, eccola qua. Molto particolare per i tronchi che si intercettano. Qua che abbiamo? Uno sparamucche? Queste sono 15 mucche, ok. Questi non contano perché verranno ammazzati. È un grande, bravo, hai rispettato le regole. Vediamo l'interno. Ah, l'interno molto carino. Qua abbiamo tutti i frame con la roba del Nether. Un piccolo quadro, ok. Partiamo dal piano sopra. Abbiamo dei vari dischi. Ok, un bordello di statuette per resuscitare. Cattini, ok. Cattini, cavalli, ok. Ok. Molto carino. Ah, c'è pure il sotto. Ah, guarda che bello il sotto. Ma questa è la tortura del cazzo e delle palle suprema. Questa è una tortura. Questa è la tortura con la T maiuscola. Per un mondo più pulito ci vorrebbe che la gente magari non buttasse le carte per terra, dannazione. Non inquinate, ragazzi. Allora, andiamo qua sotto. Procediamo con questo acquario. Ok, se nomini qualcosa di Innebor va al contrario. Ah, non lo sapevo. Ok, qua c'è il magazzino pieno di roba. Se volete rubarla sapete dove rubarla. Ok, ma io mi ricordo di questa casa. Una volta questa casa era orribile, era tipo... tutta bianca, mi pare. No, invece no, è una nuova casa dietro la statua di Shrek. Che bello svegliarsi la mattina e vedere le chiappe di Shrek. Ciao Gabriel, benvenuto in live. Allora, voto per casa di pazzo sgravato. Vai, votiamo in chat, signori. Votiamo in chat, il nuovo sondaggio. Voto, vai. Uno, due, 3, 4 oppure 5. Ciao Brusa, benvenuto caro. Ragazzi, votate in chat quanto merita secondo voi la casa di pazzo sgravato. Vai. Io intanto mi segno il suo nickname. Voto del pubblico, voto Polodo, voto finale. Allora, per me questa casa è da un bello anche piazzato bene. Vediamo il voto. 21 persone per il 4, 15 persone per il 2. Ok, mi sa che ha vinto il 4, ragazzi. Votate tutti quanti nel sondaggio in chat. Votate. A me l'ho donato una sub di uno streamer che neanche seguo. Fnet, mi dispiace. Alza la mano. Se hai alzato la mano hai vinto una sub. Si scherza, te si ama. TVB Samux. Dai un 3 per la media. Io ho già dato un 3, ragazzi. Infatti il mio voto è 3. Un 3 o un 4. Quindi questa casa prende un 7. Complimenti.
Questa casa si prende un fantastico 7. Spam di GG in chat, ragazzi, per la casa. Spam, spam, spam. Sarebbe figo pure far partire dei cori per i GG. Mod, se riuscite a far partire dei cori ogni volta che c'è un GG, sarebbe fantastico. Andiamo avanti col prossimo partecipante. Il prossimo partecipante è Blaze. Blaze, sei online? Andiamo da Blaze, signori. Vai, Blaze. Vai, Blaze, vai, Blaze, vai, Blaze. Allora, andiamo a casa di Blaze. Allora, casa di Blaze è moderna. È veramente moderna. È veramente moderna. Veramente, veramente moderna. Abbiamo una scimmia grassa che mangia, ok. Entriamo a casa di Blaze. Ok, mi sembra un po' sporca, mi sa che devi pulire un poco. Ok, abbiamo un po' di cesto, un po' di quadri. Hai risvegliato l'antica ghiaccio scimmia, non disturbarla. Ok, questo è il piano sopra. Questo è, scambiamo la sabattosci. Questo è il piano sopra, tanto a nessuno interessa. Scambiamo qua, questo è il piano di sotto, ok. Quindi casse. Ah, e poi il beacon sembra una sorta di... di roba tipo di boss finale che devi attivare. Che bello. Molto bella Blaze, molto bella. Soprattutto questo piano qua sotto è davvero fatto molto bene. Veramente veramente carina. Toshiki, grazie mille per il nono mese. Una ghiaccio scimmia tutta per te. Eccola qua, te la inquadro, te la inquadro. Ragazzi, sondaggio in chat per la casa di Blaze. Sondaggino tattico in chat per la casa di Blaze, vai. Voto 1, 2, 3, 4, 5. Vai, 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 vai. Si vota, signori. Scusate, rispondevo a un messaggio lavorativo. Eccomi, vai, vai, intanto segniamoci. Intanto segniamoci, intanto segniamoci, intanto segniamoci. Blaze 96, vai. Blaze 96. Voto pubblico, voto finale. Ok, vai. Vediamo, votiamo signori, votiamo, 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 votiamo. Vediamo il voto del pubblico. Abbiamo 30 voti per il 4. 30 voti per il 4. Ok. E 12 voti per il 2. Ok, va bene. Allora signori, questa casa prende un totale di 7 punti. Perché voi avete votato 4, io ho votato 3. Quindi 7 punti onestini a questa casa che nonostante piccola è molto conforme. Andiamo alla next casa, signori. Andiamo alla next casa. Andiamo alla next casa. Che è la casa di Toshiki. Vai, Toshiki. TP meno 160, 68 meno 47. Vai. Ah, casa di Toshiki è la più bella. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Veramente una meraviglia, è piena di campi, c'è pure un maiale. Allora, casa di Toshiki si vede veramente in fretta. Ragazzi, che voto diamo a questa casa? Un voto da 1 a 10, un voto da 1 a 5. 5? Sì, è veramente molto bella la casa, è veramente molto bella. Non lo so, mi piace particolarmente, è, ha un non so che di modernità, 69. Anche il grano è disposto in un modo particolare. Ok, ok, veramente, veramente ottima, veramente ottima. E quindi casa tua è solo questa? Di che cazzo stiamo parlando? Di che cazzo stiamo parlando, ragazzi? Wow. Cos'è sta roba? Mio Dio.
Wow. Wow, 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 wow. Pol del dirigibile. Ah, quello là o... cioè, io ho visto quella, ma quello non è un dirigibile. C'è la morte nera. Ah, eccolo qua il dirigibile. L'hai teletrasportato qua. Ah, cosa dentro? Non c'è niente. Non lo sappiamo. Allora, d'esterno, ragazzi, è pazzesco. L'esterno è pazzesco, veramente. L'esterno è incredibile. Ricordiamo, tutto costruito in survival, bro. Sei un cazzo di pazzo. Entriamo dentro e wow. Wow, 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 wow. Un po' esagerata, sì, cazzo. Allora, entriamo qua, abbiamo un beacon. Ok, un beacon che è tipo l'altare. Pieno di volpi, ok. Pieno veramente di volpi, è pieno zeppo di volpi. Ok, qua abbiamo ordinati tutti gli oggetti. Passiamo di qua, passiamo di qua, passiamo di qua. Che bella seduta quella volpe. Ok, da questo lato non c'è molto, passiamo dall'altro lato. Qua abbiamo ancora casse da organizzare, immagino siano sempre in organizzazione. Ok. Che è sta roba? Consigliatissima, in compagnia da soli, Davi che gioca. Ho sborrato sul tavolo, scusate, 9 su 10 Xaxap. Qui è dove ho trovato altra gente con i miei gusti. Meglio di NH... NH... No, Nentai. Nentai, 9 su 10 Reva. Che cos'è questo posto, ragazzi? Questo è un concilio? Ragazzi, diamo il via alla masturbazione. Vai, andate, andate, amici. Ma Dio santo, ma cos'è questo posto? Che cazzo è questo posto? Cosa sono ste robe? Wholesome Mentai, siamo cute noi. Ok, non c'è niente. One-san, non aprire. 29-79-74. Spazio dedicato ai doujins. 91-46-5. Angolo yaoi di Toshi è stato tolto, meno male. Questo è un altro hentai. Wow, wow, hentai, hentai, hentai. Ok, qua c'è un altro hentai, ma... che... i source code? Sono i codici di... no, sono i codici dei fumetti porno giapponesi su hentai. Oddio, ho collegato adesso! È tipo 17-70-13, era tipo... porca troia ragazzi, porca troia. Il mio cervello ha fatto un viaggio orribile. Fatto un viaggio orribile, oh mio Dio. Cioè, questo castello ha la zona hentai. Cioè, un castello medievale con la zona hentai. Ok, al piano sopra, area enchantment, oh wow. Ok, qua abbiamo un sacco di enchant, veramente bello. Veramente bello, veramente bello. Continuiamo il tour, un bordello di... di fornaci. Penso che qua ancora sia da arredare. Ok, ok. Qua ci siamo passati prima. Qua abbiamo la zona di per le pozioni. Qua ancora fornaci. Ho sentito una volpe morire, malissimo. Qua zombie, perché giustamente è un po' ambientato alla Castlevania. Questo cos'è? Vetro? È tutto vetro questo. Ok. C'è Leozar che si fa una passeggiata. Ragazzi, wow. Tutto questo l'avete fatto in survival. Quante persone avete lavorato a questo castello? Scusatemi. Papagallo! Ciao, papagallo! Iniziarono a dicembre. Minchia, Lucio, a dicembre. Poi del prossimo video su iNub, Davide, il 31, quindi lunedì. Ragazzi, che dire? Toshi ed io. Allora è difficile da spiegare. No! Liberateli! Liberateli! Liberate questi poveretti! Alcuni mi hanno aiutato con alcuni pezzi. Ok. Qua c'è la bandiera dell'anomania. Ah no, è la bandiera del Chad. Sì, Denom. Grazie per la pixel art, Polpetta Fatcat. Wow, quella è una casa fatta di meloni. Vabbè, regà, dobbiamo davvero fare il sondaggio? Ah, là c'è pure una piscina. Una piscina? No, immagino sia qualcos'altro. Ma maggiormente io pavone l'Elix.
Dobbiamo davvero fare il sondaggio, ragazzi. Vabbè, io lo faccio, però così tanto per. Bro, se mi subo adesso, già disponibile l'accesso? Sì, Bobbo. Hai risvegliato l'antica ghiaccio scimmia. Non disturbarla. Ciao, Emo. È semplicissimo entrare. Tipo, ora questo Emo ha fatto la sub, stemo di merda. E tipo, già l'Emo può entrare. Se l'Emo vuole entrare, può entrare. Grazie mille, Hobby. Grazie per il nono mese. Bentornato. Grazie per il nono mese, carissimo. Ciao, bentornato, caro. Bentornato, bentornato, bentornato. Allora, votiamo, ragazzi. C'è l'astronave e l'altare. Allora, vabbè, l'astronave è l'altare, sì. L'altare è assurdo, veramente pazzesco. Quello cos'è? Non mi faccio domande, tanto è pieno di roba. Quante canne da zucchero. Tanta roba, bro. Tanta roba, tanta roba. Poi un'astronave, mio Dio. Che in realtà è un mega portale del Nether. Guarda come si vede strana l'acqua attraverso il portale. Ok, bellissima pure l'astronave. C'è un cavallo scheletro dentro. Wow. Manca roba. Che cosa manca, Dave? Tanto è da un po' che non ti devo, Dave. Che fine hai fatto? Che non ti devo, che non ti vedo. Allora, diamo un voto a questa... Alberto, esatto, ninja. Diamo un voto a questa base. Vabbè, io penso che... Ok, 30... tre persone hanno votato uno per il meme. Bella Brodo, ma io non mi chiamo Brodo. Ah, Broldo. L'ho sbagliato, scusami. E... ciao, bello, benvenuto. Toshi, complimenti. Complimenti, complimenti. Il mio voto è ovviamente un 5. E questa piazza si questa casa si piazza insieme all'Omniscimmia in prima posizione. Dopo quindi ci sarà uno spareggio tra queste due case. Veramente, veramente fighissimo. Poddo la coscia sinistra, ma la smetti. Allora, andiamo avanti con il prossimo di stasera. Ci avviciniamo verso la fine, signori. L'Elix, andiamo a casa di l'Elix. 409 97 meno 636. Andiamo a casa di l'Elixu. La torre Ikea, ah, la famosissima torre Ikea che si trova vicino al Colosseo. Ragazzi, la torre Ikea. No, come ti sei fatto bannare per griefing? No. Per quanto tempo, Dave? E lui è un dipendente. Cioè sono io. Vieni qua che ci facciamo una foto, l'Elix, per favore. Ah, oggi sono andato a trovare mio fratello che lavora in questo posto. Aspetta. Vlog. Ciao piccoli Ace Gamer. Oggi sono venuto a trovare mio fratello che lavora in questo magico mondo. E che è l'Ikea, questa città questa azienda bellissima. Ciao fratello, e saluta la chat. Tua madre è troia. Non ha retto il colpo. Non hai retto. È stato un colpo troppo duro da... Da colpi. Oddio, io fantasma sono inquietantissimo. Allora, è morto. la realtà è tipo sei stato adottato. Boom. Allora, raga, la torre Ikea. Cioè, di che stiamo parlando? Luismont, già casa tua l'abbiamo vista. Veramente bella. Veramente bella, veramente bella. Ciao, Super Matthew. Benvenuto, benvenuto, caro. Hai veramente bella. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Dal basso verso... vabbè, ma di che cos'è? Bobbo, benvenuto, grazie per il Prime. Scrivi in chat punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram di sub. Come si entra nel server sub è semplice. Denom se lo puoi aiutare, o Prince se c'è qualcun altro, e basta che entri nel gruppo Telegram e c'è proprio la guida per entrare, è davvero semplice. Oppure scrivi in chat punto esclamativo server MC e ti dà anche la guida là. Ci sono molti modi per scoprirlo. Oppure contatti i moderatori o il gruppo Telegram, saranno tutti felici di aiutarti ad entrare. Grazie per la sub, bro. Intanto gruppo Telegram punto esclamativo Telegram. Allora, Ikea, bello il tappeto, molto bello il tappeto. Ah, Black Friday, ha tagliato la P per evitare problemi. Ah,
ci sono gli sconti. C'è il Black Friday in cui vendono un Lack a 7,99€. Ok. Is happy to help our assembling service. Ok. Mi sa che questo è un memotto ben uscito. Questo è un memotto ben uscito. Centro informazioni. Ah, guarda che bello qua con il coso di Ikea. Domani tutti da Ikea faccio festa. Ah, guardate che belle le pecore. Ok, andiamo sopra. Andiamo al primo piano. Non mi ricordavo ci fossero queste scale a chiocciole. Ah, però questa è la torre Ikea. Io non ci sono mai stato. Elytra, Obsidian, Shulker, Bow. Ah. Oggi è il Family Day che mi porti all'Ikea, fratellino. Che bello, ok. Meme reaction però su Minecraft. Allora, piano in costruzione. Ok, questo piano in costruzione, immagino che qua ci sia la mensa, quindi la porto davanti. Ok, ah, questa è la zona ristoro dell'Ikea, immagino. Ah, c'è pure un divano. Questa cosa è inquietante. Questa cosa è veramente inquietante, l'Elix. Numero 1. Accetta i cazzo di cookie, per l'amor di Dio. Cioè, tu hai fatto uno screen alla live. Hai fatto uno screen alla live e hai fatto la mappa della live apposta per qua. Wow. Complimenti. Complimenti, complimenti, complimenti. Ah, qua sopra ci sono le istruzioni per montare una scimmia. T'arriva il cappotto, 23, due cappotti, 23 banane, t'arriva la scimmia. Tu metti il cappotto alla scimmia e poi la scimmia ti lancia qualcosa, tipo la merda. E tu chiami all'Adult Swim in Canada, ok. Questo invece è come si monta Billy. Billy sembra un normale mobile dell'Ikea. Complimenti Billy, complimenti Billy. Gloria all'Ikea Man che ci spiega e ci aiuta. Sembra la linea di Cavandoli. E grazie mille per questo tour, veramente, grazie mille. Ah no, c'è anche Game Night, non l'ho letto. Ok, servono i Dungeon Master, giustamente. Ti serve un ma l'hanno fatto sul serio questa cosa? Spero di sì. Ok. Qua sopra le coltivazioni di Ikea con cui fanno le polpette di cavallo, immagino. Qua sopra ci sono dei dipendenti Ikea. Ok, allora. Torna giù ora. Come devo tornare giù ora? Che è successo? Perché devo tornare giù? Stasera niente fragole, bro. Niente fragole. C'è altro? Come c'è altro? Bro, in che senso c'è altro? Scusami. Non hai visto tutti i quadri? Ho visto Billy, ho visto Monk, ho visto questi, ho visto... Tutti li ho visti. Chi non muore si rivede. Ciao, Bolde, da 2 mesi che non entri in live. Ciao, Salvio. È la mia casa ideale. Ok. Ok, ok, usciamo, 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 usciamo. Ragazzi, la torre Ikea. Wow. La torre Ikea, la torre Ikea, la torre Ikea. È il momento di dare un voto alla torre Ikea. Secondo voi, che voto si merita la torre Ikea? Scopriamolo in media subito. Intanto che voi votate, io mi segno il punteggio, il mio voto. Voto pubblico, vediamo quanto gli state dando. Voto polodo per me è un sì. Per me questo voto ci sta. Questo voto ci sta. Anche carino per il tour. Vediamo. 22 voti per il 5 addirittura. 22 voti per il 4, 27 voti per il 5. Ok. È morto, com'è morto? Non l'ho visto, no. Non ho visto la morte di Lelix. Non ho visto la morte di Lelix. Me la sono persa. Ok, allora siccome per ora i voti sono dispari, intanto passiamo al prossimo e ci segniamo il voto. Stiamo per finire, signori. A guy with a keyboard. Andiamo da a guy with a keyboard intanto.
Poi c'è l'iscrizione di Stengard, non lo so, in caso poi alla fine mi dite e vado. 104-866, minchia. 3-4-9-8-4. Boh, andiamo ad altezza 80, boh, che ne so. Ah, eccola qua. Ma quanto lontano se n'è andato a Gavit? È andato a 10.000 blocchi. Ma perché? Quanto lontano? Dannazione al cavo delle cuffie che si impiglia. Allora, vediamo il pubblico alla fine cosa ha deciso. Ha deciso per il 5, ok. Io ho votato un... ho preso un 4, quindi l'Elix prende 9 punti. Ok. L'Elix piglia 9 punti. Complimenti all'Elixu e andiamo con Gavit Keyboard. Ma io sai che già ci sono stato qua? Ci sono già stato qua. È un eremita praticamente. È a 100.000, porca troia. Ecco chi fa laggare il server a carica chunk. Ok, è tipo una baita sulla montagna. Infatti sta pure nevicando. Ok, qua abbiamo una cucina con i dischi, così uno si può ascoltare i vinili. È un eremica. Haha, mica, che bel ragazzo. Qua è molto chill, sarà relax, cucina, ok. A me qua ci sono stato, io qua trollai qualcuno se non sbaglio. Ok. Di qua sempre fornaci. Sala fornaci, ok, immaginavo. Qua c'è un camino? O è una statua, no? Sembra più un camino. Forse c'è qualcosa... Ah, è un camino. Cani cattivi like. Esatto, Filippo. Esatto. Vediamo di qua cosa c'è. Che figata il letto! Darkshore, è vero, è molto bello, è vero. Poldo, sei incazzato. Che è successo, re? 9 come le dita dei miei piedi. Ok, di qua ho visto tutto quanto. No, mi sa che mi sono perso qualcosa. Aiuto, mi sono perso qualcosa. Ho visto questo, ok. Non ho visto qui giù. C'è un ender. Ma è tipo ultra dispersiva la casa. Ok. Mi piace davvero tanto. Mi piace davvero tanto la casa. Sala delle pozioni. Ok, si può ancora scendere. Oh mio Dio. Morto Dark Souls, ultimo boss. Wow. C'è pure il bar. Questa l'ho scavata io. Bro, parti dall'ingresso che è piccolissimo. Cioè, l'ingresso è piccolissimo. Cioè, c'è pure il bagnino, capito? Ah, c'è uno che si sta facendo il bagno. Ma che bello. Non lo so, mi piace. Guarda il nome del villager libraio. Qual è il nome del villager libraio? È questo qua? Camper, ok. La pimpa, sta leggendo la pimpa, ok. Ragazzi, wow, l'eremita si tratta bene, porca troia. Cioè, questa struttura vista da fuori sembra piccolissima. Invece guarda che cazzo di roba è. È assurda, mio Dio. Perché poi tu parti solamente da qua. Mi pare che l'ingresso fosse qua. Capito? Cioè, tu parti da qua. Sei fiero di questo mondo, un bordello. Cioè, tu parti da qua e dici, vabbè, è piccolino come casa. E invece si estende praticamente in tutta la montagna. Manca una stanza. Ok, arrivo, Agai. Mi faccia vedere questa stanza. La seguo. Pochi capiranno la citazione al video di Enyobe. Io non l'ho capita. Ah, che figata sti cosi. Quante altre stanze mancano, oh Gesù. Oh mio Dio, ma è un labirinto. È un cazzo di labirinto. Bro, what the fuck.
Lo stage in biblioteca di Camper. Ah, vedi. È un cazzo di labirinto, bro. Complimenti. È veramente bella. Veramente costruita da perfezione. Di qua c'è altro? Ancora, di qua c'è la stessa roba. Come fanno a districarsi sti tunnel, boh? Districarsi. Avevi bisogno delle tessere da letteria per avere un libro. Non mi ricordo, sai. Wow. Cioè, Agai, boh, non dico a pari merito col castello, perché il castello, porca troia. Però, boh, per me è un 5 meritato. Non lo so, per me è un 5 meritato. Molto bella. Veramente molto bella. Veramente, veramente, veramente molto bella. Vai. Vai ragazzi, votate, votate. Votate al sondaggio, amici di Player Inside, che io intanto mi segno le vostre risposte. Vai, pam. Voto pubblico, ancora sconosciuto. Voto Polodo, ve l'ho già detto, ed è un 5. Quindi il voto finale immagino sarà un 10. Vediamo invece il pubblico che cosa dice. Vediamo il pubblico cosa dice. Per il pubblico questa casa... Ciao Yuk, buonanotte. Grazie, Super Mattio. È un 5, ok. Anche secondo me è meritato. Possiamo rivedere il castello? Sì, a fine live lo rivedrete, a fine live lo rivedrete. 10 davvero meritato. Un 10 veramente, veramente meritato. Passiamo ragazzi al prossimo di stasera. Il prossimo di stasera è il carissimo Gary02. Vai Gary. Sei online Gary? A Gary 24/7 a Gary? No, invece no. Dobbiamo tipparci noi a casa di Gary. Andiamoci allora. 71-206. 71-60-206. Vai Gary, vediamo casa tua. Gary, avevi un lotto grandicello, potevi sforzarti. Oh, a me piace troppo sta roba. A me piace veramente un sacco sta roba. Cioè sta casa è fighissima, non so perché ma mi piace. Gary, allora, Gary Yuri Gagarin. Tutto questo fatto in sopravvivenza o creative? Suppongo creative. No, tutto fatto in sopravvivenza, ragazzi. Il server è in survival. Vi ricordo che se volete entrare, non ho wait, mi ritiro. La dovevo cambiare oggi. Ah, quindi non partecipi al contest. Ok, 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 ok. Allora, buona fortuna per il prossimo contest. Immagino costruirei una reggia. Ma sono andato via, tranquillo. Tra che è sta roba? Ah, no, vero. Toby02, la miglior persona mai stata su questo server. Che tristezza questa roba. Che tristezza, mi mette veramente tristezza. Il parchetto di spaccio ovviamente. E piano con le mozzo schermo. E allora, allora, prossima casa, essendo che il carissimo si ritira. Polpetta, Polpetta sei online? Vai, andiamo da Polpetta. Polpetta Fat Cat, non mi fa punto esclamativo Telegram. Dovrebbe scrivertelo in chat. Cioè dovrebbe scrivertelo in chat privata. Ciao Cecco. Mi serve un libro da scrivere. Polpetta, andiamo a casa tua? Vabbè, ci vado io con le coordinate. Bro, non mi hai scritto delle coordinate. Mi hai scritto 56, 65. Boh, aspettiamo Polpetta. Polpetta Fatcat, palesati o verrai squalificato. 3. Non mi arriva nessun messaggio. Mod, potete aiutare Ale, per favore? Se c'è Prince o qualcun altro non lo so. Vabbè, Polpetta è online. Sì, lo so, mi sono tippato ma non risponde, quindi è squalificato. Prossima casa, Stengard. Andiamo da Stengard. TP 208, 78, meno 302. Andiamo a casa di Stengard e Luismont. Vai. Ciao ragazzi. Allora. Ah, la torre. La torre. Ma questa è letteralmente la torre di Poldor, però potenziata, mio Dio. È letteralmente la torre di Poldor potenziata. Wow. La Poldo Tower 2.0. Che bello, c'è la Poldo Tower anche sul server Minecraft. Molto bello l'occhio di Sauron, vi è venuto. Molto molto bello. Veramente, anche se questi vetri rossi non credo si vedranno mai. Quindi boh.
Allora, è un po' diversa. Tipo, io non avevo il vetro, però mi sa che lo metterò a sto punto, perché è veramente molto bello col vetro. Ci sono... ci sono tei piani... pieni di easter egg. Se tetesco, tei piani... ah, qua c'è un parkour bellissimo. Vai! Eresia, eresia. Puoi ancarti la casa visto che la devi cambiare la tua attuale. Vediamo. Questa è una sfida da Ace Gamer. Prendi e vai all'ultimo piano. Rivisitazione Poldo Tower, Luismont e Steingard. Visto che mi hai detto che la mia era troppo piccola, ecco. Minchia. Ok, prendiamo il libro. Ah, ovviamente dobbiamo andare all'ultimo piano e fare la sfida. Ok, perfetto. Ok, ok, bello questo pipo muscoloso. Bello questo pipo muscoloso. Consulenze di Luismont e Steingard. Ciao ragazzi, bello quel dodge lì. Mi è permesso entrare, ma il piano, sbaglio, è più larga rispetto... sì, è più larga rispetto alla mia. O è larga quanto la mia? Ok. Saliamo su. Allora, una jacuzzi, quindi una hot tub. La tortura del cazzo e delle palle. Ok. In questo piano non c'è niente. In questo piano non c'è niente. In questo piano nada, 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 in questo piano... in questo piano c'è qualcosa, c'è... sì, salve, server dei sub. Non è che deve avere l'account verificato? No, 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 non c'entra Ale. Vedi se qualche modo ti può aiutare, ti ha contattato? Ok, Shrek, ok, particolare, ah, c'è pure un hidroshim, molto, molto nascosto, ok. Proseguiamo con gli altri piani, vediamo se ci sono altri easter egg. Un altare memetico, esatto. Questo è letteralmente il piano sopra di casa mia, ok, ok, mi suona molto familiare. E poi ci sarà qua, vabbè, sarà la per la prossima volta. No, no, ma ti deve contattare un mod, non c'è nessun mod in chat. Prince? Denum? Ci siete? Vabbè. E vai, sono pronto per la sfida. Sei il re, grazie ragazzi. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Palesemente fallito. No, sono vivo. Non c'è nessuno. Lo so, non c'è nessun mod. Dai, aspettate un attimo. Ok, vai. E next, signori. Passiamo alla... anzi no, prima dobbiamo votare questa Poldo Tower. Ok, la votiamo e... diamo un voto alla Poldo Tower. Diamo un voto alla Poldo Tower, vai. Nuovo sondaggio. Stai in creative, non è vero? Voto. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, signori, si iniziano con le votazioni. Era nella survival, esatto, Fabrex, esatto, esatto, esattamente, esattamente, esattamente. Intanto ce la segniamo noi, intanto che voi votate, Steingard e Luismont, ok. Segniamoci le coordinate. E anche il voto. Voto, ok. Signori, il mio voto è un questo, giusto? Sì, secondo me è un voto giusto. Vediamo voi che voto date. Per voi è a metà tra il 3 e il 5. Io ho dato il 18. Perché ho detto 18? Perché ho detto 18? Vabbè, io ho dato un 3 perché secondo me è bello che abbiano tornato nella Poldo Tower la rievocazione della Poldo Tower 2.0. Complimenti, è veramente venuta molto bene. Complimenti per il lavoro. Complimenti, complimenti, complimenti. Quindi per me c'è un 3. Vediamo voi quanto date. Voi siete a metà tra il 5 e il 3. Boh. Decidetevi, signori. Che faccio a vedere la versione completa della live? Bobbo! Punto esclamativo uncut in chat e ti iscrivi al canale YouTube dove ricarico le live.
Porto per le vincenze potrebbe mettere nella Poldo Tower dei dispenser al piano con dei secchi di lava. Porca troia, sì. Sto per vomitare. Allora, next. Intanto aspettiamo che ci sono le votazioni. E andiamo con Polpetta. Di nuovo Polpetta Fat Cat che ci dà delle coordinate che non esistono. E... Polpetta, per favore, dacci le giuste coordinate. Coordinate, casa. Così passiamo all'ultima casa che poi c'è lo spareggio finale. Allora, per ora aspettiamo che finisce il sondaggio. Ragazzi, votate al sondaggio, sbrigatevi, potrete determinare la fine del sondaggio. Sbrigatevi, 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 sbrigatevi. Si sbrighi, si sbrighi, si sbrighi. Sbrigatevi, sbrigatevi, manca pochissimo e il tornaggio termina. Il tornaggio, il formaggio termina. Boh, il Polpetta non risponde. Ciao Stengard. Migliorerai l'occhio nella Pandora. Ma in realtà per ora l'occhio va bene. Cioè, non lo so, a me piace. Non lo so, a me piace, a me piace. Parmareggio prima lo mangio, poi scorreggio. Lo dicevo sempre sta frase quando ero piccolo. Mi faceva ridere come un cazzo di rincoglionito. Porca troia. Poi dopo vorrei riprovare la scena dopo, se mi permetterà. Certo, allora ha vinto il 5 con 28 voti. Un 5 addirittura, ok. Quindi questa tower si prende 7 punti. Signori, ultima casa, quella di Polpetta che si deve sbrigare a... Vabbè, ci dippiamo da lui. Polpetta, meno 65, 8, 5, 0. Vabbè, sono venuto a casa tua, caro. Sono venuto a casa tua. Sono venuto io a casa tua. Casa di Polpetta Fat Cat. Piglan, il piglin. È artistica. È artistica. Ah, avete votato 5, non 4, quindi 8, non 7, scusatemi. Allora, questa qua è artistica, per me questa qua è arte moderna. Rip piglione il piglin. Sono le case di Fieric nella Napolicraft. Took Dayron life. Ok, mi sto distraendo, sono andato a casa di Zapshark. Allora, la posta, qualcuno ti ha scritto? No, t'ha mandato della pietra. Allora, casa tua è particolare. Soprattutto per i tappeti qua. Casa di Jack. Ciao Jack, casa tua è un po'... Bro, in questa casa fare il sesso attivo della riproduzione sessualmente attiva. Esatto. Ci sono delle caverne qua sotto. Già. Delle enormi caverne. Ok, questa è meglio del castello, ma no. Leggermente, non totalmente. No! 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 Dude, perché? Dude, what the fuck? Perché? Toshi, purtroppo ammazzare i pet è contro le regole, quindi ti devi beccare il ban di 7 giorni, mi dispiace. Purtroppo le regole sono regole, però Toshi, Cristo Dio. Non è stato molto, molto funny. Mod, Erva, se ci sei tu in chat riesci a recuperare il piglin di Polpetta e bannare Toshi per i 7 giorni.
F per Toshi, mi dispiace. Ripristinagli il coso. E quindi Toshi è automaticamente squalificato dal contest. Wow. Pazzesca questa cosa. Bro, what the fuck? Povero Piglin, esatto. Dude, what the fuck? Poldo Cerva. Sì, ciao Erva, puoi ripristinare il... Ti volevo ridare il totem, ma credo che Polpetta non abbia capito cosa è successo. Bru? 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 Ciao Erba. E niente, c'è stato un omicidio in diretta da parte di Toshi, però purtroppo ha rimborsato, però le regole sono regole. E Erva, se puoi ripristinargli il Piglin, poraccio. Credo che Polpetta non abbia capito cosa è successo in realtà. Non so se sta seguendo la live, però ha letteralmente fatto una tomba per un Piglin. Poi ha messo un cartello con scritto che questa è la casa di Piglin, il Piglin. Gli è morto davanti. E lui non ha detto una parola. Pog. Ma capi... Polpetta, ti hanno ucciso il Piglin. Pol del trauma, capiscilo. Ma... Pog. Ragazzi, questa cosa non ha senso. Questa cosa non ha senso. Questa cosa non ha fottutamente senso. Questa cosa non ha fottutamente senso. Va bene, è stato traumatizzato e sta passando per la fase di negazione. Ma ragazzi, in questa casa particolare si è consumato un omicidio, non lo so. Non lo so, non lo so, Polpetta ha leftato. Polpetta ha capito ora cosa è successo? Questa cosa non ha senso! Gli è tornato qui, Erva l'ha ripristinato. Va bene. Ok, in questa casa si è consumato un omicidio in diretta. Mesi e mesi di lavoro per il castello buttati. E porca troia, ragazzi, Dio santo. Ah, è tornato Polpetta. Allora. Ha ripristinato senza armatura. Meno un voto per l'omicidio. No! In realtà Polpetta ha creato una roba pazzesca. Non lo so. Vabbè. Ok. Allora, ragazzi, abbiamo finito le case per stasera. È tornato Polpetta. E ha detto grazie. Per cosa? Di cosa ringrazia Polpetta? Ok, io non lo sto capendo. Vabbè, gestisci sondaggio. Nuovo sondaggio. Voto. Allora ragazzi, votiamo per favore per il castello. Votiamo per favore per il castello, diamo un voto sincero, date un voto veramente sincero. Date un voto veramente sincero alla casa. Ok. Ah, come quella a fianco e non ho messo le coordinate. Oh. Eccola qua, Comer. La casa accanto di Commoner 58.
E quella di fianco non ho messo le coordinate. E quella di fianco è questa? Se è questa. È questa? Via Prince. È questa casa tua? Scritto di fianco, quella non è, immagino. Immagino di no. Pure quella. Si può anche non votarla. È molto carina. Molto carina. Mi piace anche l'accostamento alla pietra. C'è un interno? Ah, immagino di sì. Ah, ok. Immagino sia ancora da arredare, visto che non c'è la porta. Ok, ok. Buona fortuna con l'arredamento. Allora. Allora, vediamo quanto ha vinto. Ok, anche per Polpetta abbiamo 5 voti. Per avere info al riguardo. Ah, ok, non lo sapevo. Allora, ragazzi, arriviamo allo spareggio finale, signori. Prendiamo le case che hanno preso 10. Andiamole a riguardare tutte quante. Partiamo dalla prima perché ora si decreterà il vincitore, signori. La prima era la casa di Nixer. La casa di Nixer è a meno 1564, meno 1200. Facciamo un piccolo resoconto delle case che hanno vinto. Allora, abbiamo con 10... la casa di Nixer, che ci ha deliziato con questo fantastico tempio nel deserto con tanto di lore, un bordello di scimmie. Dopodiché c'è una lore pazzesca tramite quadri. Poi si scende giù, signori, e abbiamo spawnato l'omniscimmia. Ricordiamo, tutto in survival. Un 10 che secondo me è meritato e per ora teniamo qua. Dopodiché, come secondo ad aver preso un 10, abbiamo chi? Abbiamo Toshi con il castello, anche se alla testa di cazzo si è fatto bannare. Meno 160, 68, meno 47. Ok. Il castello di Toshi, fighissimo, a cui hanno partecipato molte persone. Ok. L'interno l'abbiamo già visto prima, è una magione pazzesca. Ricordiamo, tutto creato in survival, veramente, veramente, veramente figo. Dopodiché, il terzo ad aver preso un 10 è A Guy With A Keyboard, detto anche l'eremita, a 10.486. Mettiamo 80... 34, 84, ok? La casa dell'eremita, che ricordiamo essere così. È quella là con tutti i cunicoli, incredibile, pazzesca, tutta scavata nella montagna, con tanto di piscina sotterranea piena di tunnel. E veramente, veramente figa. Veramente figa, veramente figa, veramente figa. Allora, perché è eliminato? No, non è eliminato il castello. Allora, signori, adesso si farà uno spareggio. Si farà uno spareggio, signori. Dall'alto della mia casa adesso farò un sondaggio dall'alto di Alabama. Quindi mettiamoci davanti la scritta Alabama. Facciamo un sondaggio e voi dovete votare una delle tre case. Mi raccomando, votate bene perché qua si decreterà il vincitore ufficiale. Big, grazie di cuore per il raid. Benvenuti, ragazzi, grazie di cuore. Nuovo sondaggio, vai! Il vincitore... Wow, guarda in cielo! Hai risvegliato l'antica aeroscimmia! Sta volando! Tempio delle scimmie. Castello. Casa dell'eremita. Allora, ragazzi, mettiamo 5 minuti di votazioni. Anzi no, 3 minuti penso possano bastare. Bentornato, dottor Mortacci, grazie di cuore per il settimo mese. Come stai, bro? Tutto a posto? Come va con l'uni? Inizia il sondaggio, signori. Io non leggerò i risultati. Sto per scrivermi qua da qualche parte, lo scrivo nel telefono, il mio voto. Finisco qua il mio voto. Metto qua il mio voto. Messaggi. Per me il vincitore è a mani basse questo qua. Vediamo chi è il vincitore. Ragazzi, il vincitore del secondo contest della casa migliore di Alabama. Ok, mettiamo una musica con crescendo. Ah, dai, mettiamo We Are The Champion, per favore.
Mettiamo We Are the Champion, vai. Mettiamo We Are the Champion. L'ho fatta partire da qua. Desktop, vai. Con We Are the Champion di sottofondo annunciamo che il vincitore del secondo contest della casa migliore di Alabama è il Tempio delle Scimmie. Complimenti. Andiamo al... aspetta, andiamo al fantomatico, al fantomatico. Andiamo al fantomatico Tempio delle Scimmie. Andiamo al fantomatico Tempio delle Scimmie. Il mio voto, ragazzi, era stato il castello, non lo so. Per me aveva vinto a mani basse il castello, però a quanto pare il pubblico invece ha deciso con una netta superiorità che invece il Tempio delle Scimmie era il vincitore. Andiamo a vedere qua dov'è. 10, meno 1500. Meno 1500, 64, meno 1200. E anche Bedrock no, bro. Solamente Java. Allora, riguardiamo questo fantastico Tempio delle Scimmie. Riguardiamo al secondo posto l'Eremite, al terzo posto il Castello. Complimenti al carissimo Nixer, complimenti al carissimo Nixer. Complimenti. Hai vinto una Enchanted Golden Apple, bro. Complimenti ancora. E vieni con me, vieni con me, vieni con me. Andiamo davanti l'Omniscimmia, andiamo davanti l'Omniscimmia. Pa 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 pa. Ok, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Nixer, hai vinto il secondo concorso, quindi complimenti. È qui sulla testa dell'Omniscimmia che ti consegno il premio. Complimenti, scimmia. Hai vinto, complimenti. Ragazzi, spam di GG in chat, moderatori, se volete provare questo dannato coro, ve l'ho chiesto 10 volte. E proviamo il coro del GG. E intanto spammatelo tutti quanti. GG, GG per tutti quanti. GG a tutte le persone che hanno partecipato. GG alle persone che hanno vinto. GG a tutti quanti, boys. GG, 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 GG. Complimenti ancora al carissimo Nixer. Ragazzi, vi voglio ricordare che il server è aperto 24 ore su 24, quindi potete entrarci quando cazzo volete. L'unica cosa che dovete avere è la sub con Prime. È un server survival pacifico, quindi non si ruba, non si grifta, non c'è PvP, nient'altro. Semplicemente si vive tutti quanti o all'interno del villaggio o ne fondate uno vostro. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il secondo e carissimo contest di Alabama. Vi lancio da Berro Fronzo che è in live. Hai risvegliato l'antica Oro Scimmia. Oh, che fortuna. Ciao Matteo. P-O-L-D-O. P-L-A-P-D. Ciao, ciao Matteo. Grazie di cuore, bro. Grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie di cuore, carissimo. Grazie, grazie di cuore. Bentornato. Bentornato, bentornato, grazie dell'ottavo mese. Ragazzi, noi ci vediamo domani alle 20.30. Non so ancora con cosa, dobbiamo deciderlo perché sono praticamente pienissimo di lavoro. Vediamo un po' che cosa fare. Grazie a tutti quanti per essere stati qui con noi. Grazie a tutti quanti per aver partecipato al contest delle case. Noi ci vediamo domani alle 20.30 in live come al solito. Buonanotte a tutti quanti. Spammate un botto di idroscimmia al carissimo Berro Fronzo, che è sempre un piacere, sempre il carissimo barbuto amico nostro. Buonanotte, amici. Ciao.